Buonasera, buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con l'unico canale che merita la vostra attenzione e il vostro sostegno se si parla di Mostro di Firenze, ok? Dimenticate tutti gli altri, poi al limite qualcuno quando fa un contenuto interessante ve lo segnalo io, quindi non seguite altri blog, al limite ve lo segnalo io, se qualcuno fa una cosa interessante, se no è una perdita di tempo totale. Quindi seguite solo questo canale, cioè, oppure seguitene altri, ma questo è l'unico canale, veramente non voglio vedere nessuno che alza la testa, state zitti, parlo io, cazzo, cioè, è un appello che faccio a tutti i canali di YouTube che parlano del mostro e i blog, non dite più un cazzo, non scrive, parlo io, basta, avete rotto il cazzo, basta, cioè, ma ve lo dico con forma istituzionale, lo voglio asseverare proprio, lo voglio sancire, è sotto gli occhi di tutti, mamma mia, datevi una calma, basta, basta Mostro di Firenze, anche noi pian piano ora c'è bisogno di concentrarsi, poi lasciamo la parola ai nostri consueti ospiti che vivacizzano, io loro li valido, li posso raccomandare, anche perché poi vi intratterranno loro, io sono onorato di ospitare questi contributi e invito anche eventualmente gli spettatori da casa a partecipare dinamicamente. Se volete mettere alla graticola i nostri ospiti, prego, prego, spiazzate Capitan Tony con domande così un po' difficili. E insomma, cari signori, a questo punto io dovrei riavviare il mio computer perché ho dei problemi, devo usare le foto, devo riavviare il mio computer, ma siccome so che teoricamente non dovrebbe saltare se faccio entrare, allora diamo il benvenuto per questa serata al carissimo Capitan Tony, co-conduttore pregevole, che io Ciao. saluto, ma no, già non lo vedo più perché c'è una cosa che devo riavviare il computer perché c'è una cosa nel mezzo. Quindi Tutto parlo funziona. io, che devo fare? Te parli? No, no, ti si sente bene, quindi quando sparirò te conduci. Ma Io comunque volevo facciamo. farti gli auguri intanto, si può? Ah, ecco, ho dimenticato nell'introduzione, volevo salutare il mio pubblico, il vostro Trinity 50enne. Ecco, adesso ha mandato di maturità, è l'unica cosa che rimane nella maturità, è il caso di dire le cose come stanno, è il caso, però non perdiamo tempo, lasciamo spazio a Claudio Costa, ma sarebbe da dire adesso, cioè che poi capisco che la gente come il Criceto si sia presissima da questa vicenda e non puoi fare altrimenti, però bisogna assolutamente capire come quando sei all'ospedale che non puoi parlare a voce alta, poi non cogliate nessuna contraddizione col mio modo di fare, la mia è una reazione al negazionismo, la mia negazione al negazionismo, fatevelo dire come mi comporto, lasciamo, chiudo la bocca. Poi vorrei mandare messaggi criptati a un sacco di altre persone, ma basta, stiamo perdendo tempo e dopo 3 minuti e 30 facciamo entrare Claudio Costa. È bello perché io Benvenuto se tu mandi i miei messaggi criptati te li decripto in diretta, si da potrebbe dire fare. sull'argomento. Comunque, torniamo al rullo di tamburi e trombe fischianti per il grande Claudio Costa, aggiungi al palco. Buonasera, Ecco. carissimo. Bentornato. Ciao, ciao a tutti. Ciao Claudio. Buon compleanno. Bentornato. Ma gli Allora, occhiali di Tony sono un omaggio al film? Ganzo no, ma infatti aspetta perché Guarda, qua è tutto filologia, questo mondo è devo recuperare. filologico. Ciao carissimo Carlo, ciao a Anni tutti, ciao 80. Davide, ciao Giuseppe, ciao Elisabetta, Samuele, George, Fabio, Conte, Toto Slayer e Gima. Tutti i Buonasera a nostri tutti voi, amici, ciao carissimi. a tutti ragazzi, ciao a tutti. C'è anche Carlo, Carlo, ciao Carlo. Certo, io adesso devo provvedere a voi lo scorrimento delle immagini, quindi una prospettazione iconografica, selezione iconografica curata da Claudio Costa che accompagnerà la narrazione di oggi. Però prima devo egettarmi, quindi cioè devo, io ho creduto di capire che se io spacco tutto, voi rimanete in onda sul mio canale, quindi mi egetto. Allora, a questo punto do in mano a voi la conduzione dello spazio e poi mi assento e torno subito perché riavvio il computer, però va bene? Va bene, cari? Benissimo, benissimo. Allora, buon proseguimento. Da adesso non consideratemi finché A non tornerò fra poco, a a fra prendere le poco. redini e a soggiogarvi. Prego, andate avanti, ok? Allora, Claudio, quando il professore esce dall'aula, gli alunni fanno casino, cioè è automatico, no? Quindi ora, intanto andiamo alla lavagna e disegniamo un cazzone gigante.
così poi lui quando rientra vede, no? Una Il cippetta. disegno. Sì, no, va fatto delle robe, un po' di confusione, qualche scherzo, no? Perché bisogna un po' trattarlo male. Come fare? Come, già il suo compleanno l'ha celebrato, ora vuole che noi lo celebriamo ancora, va bene? E quindi, insomma, prepariamogli uno scherzo, che si fa? Che si fa? Raccontaci un po', dai, dici, io ti ho sentito oggi, mi hai detto che sei carico, che sei pronto Sì, per un'altra bellissima sono serata. pronto. Oggi si parla del Memoriale Pasquini, che Ok. era un investigatore che nel 93 iniziò a dire il vero, iniziò nell'89 a raccogliere un po' di materiale, poi nel 93 fece un memoriale e lo consegnò alla procura. Dopo 24 ore gli dissero che non erano interessati. E di questa cosa si arrabbiò poi, quasi 10 anni dopo, Giunta, quando lo venne a sapere. Perché in realtà il Pasquini, nel suo memoriale, raccoglie le testimonianze che poi raccoglierà Minini. Se uno va a vedere le note informative sulle indagini di Minini, che sono i suoi verbali, c'è tutto il materiale di Pasquini. Solo che lui l'aveva fatto Quindi 10 anni viene prima, non prima l'aveva. snobbato e poi ripescato. Da prima Giusto? snobbato, poi Giuttari. Oggi sul finale soprattutto ci sarà un po' di show di Giuttari, eh? E Giuttari si arrabbia Lì siamo ogni due o fenomeni. tre pagine lancia una frecciata alla Sam e si arrabbia. E poi andiamo sulla Consolata Conti, che nel gennaio 87, quindi neanche un anno e mezzo dopo l'omicidio di Scopeti, inizia a parlare di setta satanica, di gente mascherata, di riti, di coperture dei servizi segreti, di coperture da parte della procura, e siamo nell'87. Lei è un po' eccentrica, è un po' diva, è un po' strana, eh? E probabilmente era anche in un periodo un po' particolare e non la considerano nemmeno lei. Ma anche su questo Giuttari si Beh, vabbè, arrabbierà. di personaggi curiosi alla fine nella storia ne entrano veramente tanti e vediamo, Ah, sì. vediamo insomma. Sì, Posso la salutare cosa. intanto Angelo Cusano, che è mio grande amico, e lo saluto poi lui. No, ti sento. Saluto Angelo, saluto Angelo. E E ora quindi siamo in attesa di Sospetta Francis. Che dici? sì, Dai, poi poi si parla. sul finale faremo la telefonata, l'intercettazione che Giuttari fa a Canessa sul blocco delle indagini. E praticamente Canessa gli dice: guarda che Nannucci me l'ha detto per iscritto. E quindi io non posso farci niente, no? E questa intercettazione, Giuttari continua a sostenere di averla fatta per caso, perché era venuto prima un testimone, allora lui aveva raccolto questa testimonianza col registratore, e poi per caso il registratore è rimasto acceso. Ma non ci crede Sì, per nessuno. caso. No, ecco, infatti. Non ci crede nessuno, è un'altra delle frecciate che lancia Giuttari. Perché invece Canessa molla il colpo e non so se non poteva fare altro. Comunque, sta agli ordini di Nannucci. Salutatemi Lubaldo. Adesso io però sono solo io? Com'è possibile? Sono solo io. Allora, saluto anch'io Carlo Palego, che è uno dei pochi con cui si può fare un confronto. Un po' civile, e non è questione proprio di intelligenza e di educazione. E comunque sì, io l'ho letta, non sono d'accordo, Carlo. Non siamo d'accordo, però io ti apprezzo, ho apprezzato la tua risposta, perché stiamo facendo un confronto, io e Carlo, sul depistaggio dell'82.
La mia tesi è che non ci sia stato, la sua invece è che sia stato proprio dalla famosa catena di comando Mannucci Benincasa. Mannucci Benincasa, di cui salutiamo il figlio, comandante generale, comandante di Legione di Milano. Io, mio nonno era carabiniere, quindi salutiamo a secco e l'arma. Dell'amico. Ma pur essendoci precedenti anche in Italia, pur essendo credibile, in questo caso, in questo specifico caso, secondo me il depistaggio non c'è stato. Secondo me c'è stato il passaggio d'arma, o un passaggio d'arma, o un killer chiamato dal clan dei Sardi, che poi è quello che fa il killer del mostro di Firenze. O un killer esterno quindi ha la sua arma e le sue cartucce, e ci sono dei papabili, Carlo Palega ne fa uno, su quello siamo abbastanza d'accordo, e uno che ha un'esperienza militare importante in Indocina, dove c'è il Vietnam. E adesso dove, non so, vado avanti io? Vado avanti io. Allora, il titolo della live è Sapore di mare, che è un film di Carlo Vanzina del 1983 ed è il solito link alla cultura pop degli anni 80 che facciamo agli inizi di ogni live. Nell'83 avevo 16 anni, avevo già la moto e questo film, quelli della mia età l'hanno visto tutti, e anche se è un filmetto, però è significativo de dell'epoca. Ci siamo? Ci siamo. Allora, continua a parlare, che sei bravo, che sei bravo. Vi ho sentito entrambi esprimere cose nel frattempo durante la mia assenza. Claudio esprimeva dissenso da prego. Questo canale tende invece a incontrare la prospettazione di Palego, anche se io personalmente fatico a condividere, però questo canale sponsorizza Palego, lo considera più pericolosamente interpretativo di altri orizzonti che gettonati. E però capisco assolutamente i tuoi punti, anch'io. Io sono un difensore dei carabinieri ancora più di te. Vorrei aggiungere qualche elemento biografico di Mannucci Benincasa che ho scoperto a mia volta, ma soprassiede al momento. E No, voglio dire, presto, Capitan Torri, che ci potrebbe essere un bell'incrocio tra Claudio e Carlo. Potrebbe sì, no, esserci non un posso bell'incrocio. contaminare, Potremmo ma Capitan Torri tentare di invece ha organizzare detto: un Porco due, dimmi. posto interessante. Non riesce a aprire le foto. Ecco, allora continuate a parlare che io mi occupo di quello con molta calma. Perfetto. È da novembre che tribuliamo con queste Io maledette devo foto. giustificarmi col pubblico, sapete, come ho anche un lavoro, come anche loro, del resto. Quindi per me le dirette è il momento non Ora utile. Claudio riparte col lavoro, quindi ora ha un Ora pochino voi da. andate avanti, sì, giustamente, dice Tony. Ora io faccio questo qui, vai, vai, andate. Vabbè. Allora io vi racconto il link alla cultura pop. Allora. Quindi l'altra volta avevamo fatto La zuppa del demonio, che era un'espressione di Dino Buzzati che riguardava l'esplosione industriale e la trasformazione dell'Italia, dell'ambiente italiano e anche della società italiana. Si forma la classe operaia, i movimenti operai, il movimento studenteschi. E quindi anche nell'area fiorentina che ha avuto questo sviluppo industriale, la società cambia, si creano le periferie, e si crea questo fenomeno di massa già a partire dagli anni 70, che sono le vacanze di massa, le vacanze al mare. Quindi il link è alla cultura pop. Poi però ci sono anche dei link proprio alla nostra storia, alle nostre vittime, perché ci sono alcune coppie che sono state uccise che si sono conosciute al mare, no? Giusto, Francis? Mi sembra Pasquale Beh, questo è sì, non lo sarei a stringere. Comunque, sì. Ne, cioè, Stefania, mi allora, sembra, Pasquale e giusto? Stefania si sono conosciuti al Dancing di Vicchio nel 1972, mentre invece Stefano e Susanna si sono conosciuti alla fermata
dell'autobus in piazza Principe di Machiavelli a Firenze, ma entrambe le coppie, in particolare Stefano e Susanna, si erano visti la prima volta possibilmente al mare a Viareggio, località al dove... mare a Viareggio, ecco. E poi c'è una coppia che doveva partire qualche giorno dopo. Allora è diverse, perché anche Carmela e Giovanni andavano al mare appena dopo, no? Che infinità. Io penso sempre a quella giornata al mare, i normalissimi Carmela e Giovanni al mare domenica 7 giugno. Lei era andata a comprare un bikini, aveva comprato un bikini in piazza del mercato a Scandicci, e niente, partivano loro, quindi sicuramente dovevano rincasare presto, anche ben prima di mezzanotte, attorno alle 11, perché la mattina andavano con la macchina di Giovanni, andavano a fare una giornata al mare. Poveri cristi, lei ha lavorato anche il sabato mattina. E comunque sì. Erano quegli anni lì, cioè è stata l'esplosione delle riviere. Della riviera romagnola, dagli anni 60, sì, lì era l'apice della cultura balneare, sì, a parte non è mai passato. Perché stavamo parlando del film con Gerry Scotti, so che apprezzi. No, quindi... non intendi Gerry Scotti, intendi Calogero Calà, detto Gerry Calà. Gerry Scotti, pensa come è disconnesso Claudio Costa. Virginio Scotti, che salutiamo, il grandissimo socialista, già socialista e forzitalista, Virginio Scotti, lo salutiamo col cuore, che è di qua, che è delle mie parti, una persona bellissima, Virginio Scotti. Poi è anche un'altra persona bellissima, Calogero Calà, al secolo Gerry Calà, splendido, andrà rivalutato, splendida persona bellissima, portatore di valori bellissimi tipo la cocaina e altri, bellissimo. Mi sto riguardando i suoi film ultimamente, film indimenticabili, grandi. Grazie di essere esistiti a Calogero Calà e a Virginia Scotti. Prego, poi. Io ho visto sulla tua playlist che c'è la playlist con Gerry Calà, non so. Guarda che questa è una cosa, se qualcuno andasse a vedere le playlist di Giornale Rocks, no, devono essere segrete, perché sono troppo intelligenti, culturali, è troppo un'opzione. Te, anche se guardi quella di impari, anche solo guardare Queen, sì, ci sì, sono sì. Centinaia di playlist. Uno spaccato. E c'è una scena che l'ho guardato e ho detto: Madonna, c'è una scena di deve essere Vacanze di Natale, il primo. Dove allora, c'è Vacanze di Natale è un classico, il primo dell'83, che apre con quel piano sequenza con Moonlight Shadow di Mike Oldfield, Cristiana Capotondi che fa la figlia di Boldi. No, Cristiana Capotondi non era neanche nata. Cristiana Capotondi è la figlia di Stefano del 2000. Sì. Niente. Allora, Sapore di Mare è un filmetto, però ha una colonna sonora importante. No. Sapore di Mare, che è il cast estivo, è un classico del cinema italiano, purtroppo deprezzato dalla produzione, così è il primo cinepanettone pure estivo, ma tutti noi, ora che siamo diventati cinquantenni noi, sono come i Cavalieri del Re, basta sminuirli, sono straordinari, sono come i Beatles. E quindi ora di cosa stai parlando? Sapore di Mare è un classico del cinema italiano, io lo metterei a pari di ti dico la colonna sonora che mi ha scioccato. Lo metterei a livello di la colonna sonora è straordinaria, ma stiamo scherzando. Attori poco più che ventenni, freschi come rose, un film bellissimo, potentissimo, un finale. Ma stiamo scherzando, prego. Vedi, David Locke lo sa che Vacanze di Natale 2000, noi siamo veri filologi del più sublime genere cinematografico, i cinepanettoni, che hanno ereditato lo scettro della famosa commedia all'italiana. Voi fate come cazzo vi pare, poi è chiaro che alcuni sono di minor qualità, ma anche i grandi hanno produzioni di minor qualità. Gerry Calà ha fatto alcuni film, mi piacciono tutti i suoi film peggiori, Gli Inaffidabili e a Panarea, sono proprio di una pochezza, io li adoro, sono film di una pochezza assoluta, cazzo, di spendere i mezzi. Bellissima. Allora, Mina, Il cielo in una stanza, Ornella Vanoni, Senza fine, Ornella Vanoni, Mi sono innamorata di te, quella di Tenco, Gianni Morandi, Mi sono innamorata di te, non avevo niente da fare, guarda che bellissimo, bellissimo. Poi Gianni Morandi, Non sono degno di te, Non ti merito più. Non esiste nessuna, non c'è i denti, cazzo.
che versi. Na, 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 na. Prego, prego. Una carezza in un pugno. A mezzanotte sai che io ti penserò. Penserò. Comunque tu sarai, sei mia. Aspetta, scusa, Claudio, scusa, devo inferire. E stringerò il cuscino. Che splendido. Dai, già 10. Claudio, ti spiego perché questo è l'inizio dell'ultimo anno da eterosessuale di Francis. E quindi lui deve dare questo spettacolo. E poi il prossimo anno si butta sull'omosessualità. Io ho l'anima che canta, cazzo. Andate, bellissima rassegna di canzoni. Prego, prego. Canta, non ci piace. Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia. Finale di Sapore di Mare. Basta, io non posso più, mi devo rifare la dentiera. Mandate migliaia di euro, mi devo rifare la dentiera. E bellissimo, canzone di chiusura del suddetto e succitato Sapore di Mare. Cara Cele, ciao Luca, sei sempre la più bella. Ah, la mia amica Marina Suma, che saluto sinceramente. Marina, sei una grande, ti vogliamo tutti bene, ciao. Bravo, sei afferrato, detto che sei afferrato. Ma su Instagram lei mi ha anche scritto ciao Francesco mi ha scritto anche. Se non riesci a mandare le foto, te le ho mandate in PowerPoint. Amico, Sapore di Mare di Claudio Costa, tra pochissimo su questo schermo. Sa, fai così, Tony. Parti col Memoriale Pasquini, va? Vai, grande Tony. Anzi, no, devo partire io, scusa. Devo partire io. E parti te. Ma... Allora, l'indagine di Valerio Pasquini partì dalle confidenze ricevute dal professor Claudio Mazza di Perugia. In spiaggia. Ecco perché parte Sapore di Mare. Perché parte tutto da una vacanza al mare, dove c'era Valerio Pasquini e questo professore di Perugia che aveva incarichi governativi al Ministero dell'Istruzione. Durante le vacanze estive all'Argentario nel 1989, il professor Mazza confidò le voci, e qui siamo sempre al solito discorso che dicono tutti che sono voci, no? Che circolavano a Perugia sul coinvolgimento di Francesco Narducci negli omicidi del Mostro di Firenze. E qui già siamo nell'ipotesi, nella suggestione, no? Già, ecco, abbiamo formulato Narducci, se lo ripeto per gli ascoltatori, Narducci implicato nei riti del Mostro di Firenze. Già qui siamo nella mitologia, cosa come sia. Oppure no, la mitologia! No, è vero, c'è stata anche la consacrazione di indagini ufficiali, no? Cioè, non si scherza, eh? Poi, allora, cose serie, no? In seguito il Pasquini si recò più volte a Perugia, dove raccolse varie testimonianze, tra cui quella di Emilia Cataluffi, che poi entrerà nei verbali di Mignini, e Alberato Silvana, due impiegate dell'anagrafe di Perugia, che gli confermarono tutte le voci perché conoscevano bene la vicenda. Si recò inoltre presso l'abitazione di Francesco Narducci e nell'ospedale dove aveva lavorato, raccogliendo diverse testimonianze di Paccio Sassandro e Pifferotti Beppino. Tutti e due entrarono poi nei verbali di Mignini. Parlò anche con l'ispettore Luigi Napoleoni, e sappiamo tutti che ci è andato dentro, e con il giornalista Mauro Avellini, che aveva lasciato il caso Narducci a causa di pressioni e minacce. Mise le sue ricerche e le sue riflessioni in un memoriale che adesso il Tony va a leggervi, e però dobbiamo commentarlo con le foto, se mai si apriranno, se no andiamo in immaginazione. Allora, come sui libri. Che polemica infame, c'è il caricamento, c'è già la polemica non è una polemica, anzi ho già dato la soluzione al piano B, dai, vai. Consegna del memoriale alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze l'anno 1993, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 12, ministero dottor Piero Luigi Vigna. Si è spontaneamente presentato il signor Pasquini Valerio, nato a Montevarchi, quindi qui, il 25 gennaio 1940, e residente in Prunita. Non vi sto a dire i posti. Professione investigatore privato, titolare dell'istituto Ariston Investigazioni con sede in Pruneta, il quale
consegna una memoria di 18 pagine del predetto che inizia con il mostro di Firenze, forse il vero colpevole. Forse. Il signor Pasquini precisa Ma che in detto scusa, memoriale ha riportato voci che gli erano pervenute e si ritorna alle voci e il risultato di alcuni accertamenti da lui svolti sia sulla stampa fiorentina che in quella perugina. Il signor Pasquini fa presente che si è trattato di analisi di fatti confrontati con il risultato delle indagini, quale riportato dalla stampa. Richiesta di accertamenti da parte del PM Vigna. Il 3 novembre 1993 il procuratore Pierluigi Vigna scrive alla squadra mobile SAM: trasmetto l'allegato fascicolo pregando di ricercare negli atti quelli delle deleghe a suo tempo svolte sulla persona del Narducci, allegandole al fascicolo. Nel rapporto Gides, Michele Giuttari si lamenta del dottor Bernabei perché in 24 ore aveva liquidato l'articolato memoriale di Pasquini consegnato il 3-11-93 alla SAM e da questi restituito il 4-11-93 senza fare accertamenti e senza identificare e interrogare le persone citate. Il memoriale Pasquini, il mostro di Firenze, forse il vero colpevole? Oh, parlo io Questa è. adesso, ora parlo io. Allora, eccoci qua con le foto che scorriamo con tutta la tecnologia che è inutile che rompete il cazzo a me, so fare tutto meglio. Ora con calma mi fa una frega, ma io monto i film neanche tra 12.000 vite, con calma. Questo canale va avanti a tranquillo, cioè non ci riesce, no? Allora, Gio Barone è venuto a mancare, aveva solo 9 anni più di me, era del 66. Era sovrappeso come me e aveva solo 9 anni più di me. È venuto a mancare per un solo motivo, perché lo abbiamo stritolato, perché c'hai 200.000 persone che ti insultano in ogni modo e argomentatamente lo hanno distrutto, povero cane, l'hanno messo nel mezzo, che te devi stare a casa, dice, ma vaffanculo la Fiorentina, ma che cazzo me ne frega. L'hanno fatto morire per andare a una partita, l'hanno spappolato. E quindi questo per dire con calma, take it easy, non vi fate stritolare dal lavoro. Oh. Adesso possiamo proseguire, ma io volevo sollevare alcune eccezioni, ma le lascio indietro. Adesso andiamo avanti. Ecco, dico, mi faceva ridere Krippendorf, ma questa storia è tutta fatta di fraintendimenti. Cioè, devi capire che la storiografia ripercorre quello che si è detto di Maria Consolata Corti. Avevo anche io un dossier che volevo leggere, ma a stavolta faccio prima leggere loro, che sennò tanto diciamo. Coincidiamo sugli argomenti, però volevo confrontarmi con Claudio su Maria Concia. Quindi, nella retrospettiva, oltre alle dinamiche, non capisco come te lavori su questa vicenda, come procederesti, perché anche suggerire in chat altre opzioni, abbiamo un filo da seguire. Se siete funzionali, seguiamo il filo della narrazione. E non è che cosa vuoi rivelare, tanto le posizioni della maggior parte delle persone che sono qui e lì sono più o meno consolidate, non è che le possiamo smuovere oggi. Prendiamo l'occasione da diverse prospettive e punti di vista di rivedere vario materiale. Anche io, come dai, posso avere lo stesso atteggiamento pregiudiziale, anche perché queste cose le conosco, ma si riconsiderano, poi sono state validate da indagini. Oggi, dicevo mitologia anche su Narducci, ironicamente, perché guardandoci indietro ormai la percezione è distante. Peccato perché io e Claudio eravamo nati mentre c'erano i delitti. Peccato, per questo abbiamo questo rimpianto, questa attaccatura. Quindi si ripercorre poi nel contesto dei contributi di Claudio. Questo di oggi va a impreziosire tutta la rassegna complessiva. Poi diteci, ma certo, ma avete ragione, saranno anche cazzate, ma questo non è un motivo per non leggerle, per non discuterle. Comunque, prego, scusate ancora. Ah, mi sembra centrato questo tuo Comandate intervento. voi due, comandate lo scorrimento dello slide. Allora, si continua a leggere. Questa indagine è nata da un colloquio che ha avuto un mio conoscente umbro nel 1989, il professor Claudio Mazza. Mi disse che in tribunale a Perugia fu da lui ascoltato il Cazzo, discorso ma di devo Giuseppe intervenire, Pasqui. questi parlano, ma perché Crip, quello che fanno i mostri di Firenze è tutto importantissimo. Cazzo, affrontiamo, contribuite, siete bravi, vedi, ci sono anche i mostri di Firenze che sono bravi. Dite, che cazzo, tranquilli, capito? State calmi che voi, cioè, nel senso, rispetto a me, state tranquilli, eh. Ok, prego, prego.
Ma ci arriviamo, è un leggere per interpretare, per comprendere, Ma io per per... primo non credo, cioè, sono Maria Consolata Corti è famosa come mitomane e la Carlizzi ultimamente è stata dignificata, ma ragazzi, cioè, io sono preoccupato più di analizzare il contesto di Pacciani, Pucci, che voi non l'avete neanche capito, quindi non è che è noioso, è sempre lo stesso argomento. Avanti, avanti. E si ritorna a Mazza, che diceva di aver ascoltato il discorso di due avvocati che discutevano sul mostro di Firenze, ed uno di loro disse che costui non avrebbe più colpito perché si era suicidato. Dissi al mio interlocutore che a Firenze non era noto tale episodio, e questo, stupito, mi disse ancora che in Umbria, specialmente a Perugia, ne parlavano. È un po', capito, è tutte voci, è un parlare, parlare, sentire, però andiamo avanti, cioè, aspettiamo. Seguitando il discorso, aggiunse che questi era un giovane medico sposato con la figlia di un noto industriale perugino e figlio, a sua volta, di un noto primario di ostetricia e ginecologia di Perugia. Era aiuto Rippendorf. gastroenterologo presso l'omonimo istituto del Policlinico di Perugia, aveva 36 anni ed un promettente futuro. Mi disse che il giorno del suicidio del primo pomeriggio il giovane professore si trovava nel laboratorio dell'istituto suddetto in compagnia di un infermiere. Quando squillò il telefono, rispose l'infermiere, chiedevano del professore e l'infermiere gli passò la cornetta. Quando questi ebbe terminato la conversazione, disse che sarebbe uscito. Così fece. Si seppe il giorno dopo che egli si recò al lago Trasimeno, dove si annegò. Il papà, persona stimatissima nell'ambiente medico in Perugia ed in Foligno, dove era primario, forte delle sue conoscenze, riuscì a dare credibilità all'evento della disgrazia e ad inibire le indagini della Polizia di Stato e dei Carabinieri. In quei giorni trapelò e si sparse anche la notizia che accidentalmente furono trovati i reperti umani sotto formalina in una dimora del professor Narducci. Ma anche tale notizia è rimasta voce di popolo e niente di più. La stampa non fece alcun riferimento a tale suicidio con il mostro di Firenze, né accennò al ritrovamento dei reperti umani suddetti. Intanto sono trascorsi 7 anni e mezzo dalla morte del Grazie. professore. E non ci sono stati più omicidi da parte del mostro di Firenze. Pura coincidenza, nel febbraio 93 decido di verificare tale voce sollecitato sia da curiosità che dalla sete di verità. Pianifico delle indagini, accertamenti all'anagrafe di Perugia per identificare il medico suicida, all'Istituto di Gastroenterologia del Policlinico per verificare le voci ed avere notizie sull'identità psicofisica del professore, rintracciare il cimitero ed individuare la tomba dove è stato tumulato per poter osservare la sua effigie, sopralluogo agli indirizzi dove il medesimo ha vissuto per poter avere altre notizie su di lui. Ulteriore indagine di verifica e supporto, ricerca presso Biblioteca Comunale di Perugia e Firenze sui quotidiani locali. Preciso che tali mie deduzioni sono anche frutto di osservazioni e constatazioni sia delle verità investigative degli inquirenti, sia degli identikit psicofisici del mostro di Firenze, fatti dall'illustre criminologo Francesco De Fazio e dal grande sessuologo e psichiatra di Ginevra, Giorgio Abraham. In relazione alle indubbie analogie psicofisiche con il medico di Perugia, da ricerche di archivio operate sul quotidiano La Nazione, che più di altre testate ne ha trattato la cronaca, e per mettere così il lettore al lettore di verificare e dedurre per suo conto quanto da me evidenziato. E qui abbiamo la famosissima foto di Narducci. Ecco, questa qui è la foto di Narducci dove si vede il medaglione riconosciuto poi da Marzia Pellecchia che fece parte del cosiddetto Giro di San Casciano. Era stata sentita nel 13 febbraio 2003. Ha riconosciuto Narducci con certezza come uno dei frequentatori della casa colonica fuori San Casciano dove si svolgevano i festini e Chi si presentava è il testimone questo? Marzia Pellecchia. E Marzia Pellecchia quando mai è stata a Faltignano? No, c'è scritto Casa Colonica fuori di San Casciano, probabilmente erano le Quella altre festine. indeterminata, sì. Dico. E confermato che
era di Prato. Lei disse: era uno di Prato con questo medaglione. Ecco, questo memoriale fu consegnato alla Precura di Firenze. Dopodiché, il 3 novembre 1993, Vigna scrive alla squadra SAM, alla squadra mobile SAM. Trasmetto, e questo lo cito, trasmetto l'allegato fascicolo pregando di ricercare negli atti quelli delle indagini a suo tempo svolte sulla persona del Narducci, allegandoli al fascicolo. Ecco. Invece poi, successivamente, nel rapporto Gides, Michele Giuttari si lamenta del dottor Bernabei, perché in 24 ore aveva liquidato l'articolato memoriale di Pasquini Valerio, consegnato il 3/11/1993 alla SAM, e da questi restituito il 4/11/1993 senza fare accertamenti e senza identificare e interrogare le persone citate. Quindi questo è Giuttari, sono io che si lamenta che non hanno considerato Pasquini. Ecco. Torniamo alla Marzia Pellecchia. La donna lo ha descritto con estrema corrispondenza. Narducci ha indicato una catena a maglie larghe con una medaglia corrispondente ad una in possesso di Narducci. Questi le raccontò di aver fatto dei viaggi in Thailandia, il che venne confermato per Narducci da Pasquale Parisi e recentemente anche dal padre. E vi sono persino le foto del viaggio. La Pellecchia ha aggiunto che praticava sport acquatici, soprattutto sci d'acqua. Non aveva l'inflessione fiorentina. Lo ha riconosciuto con certezza nelle foto, quindi era Narducci. Quindi torna al sapore di mare, quindi Narducci riconosciuto perché raccontava di una vacanza di mare, torna ancora il link. Narducci aveva una casa all'Elba, a Procchio, nello stesso Redisen dove abitava Iommi. Su questa Edison. casa hanno fatto delle ricerche molto importanti Quaglia e Flamini. Oh, davvero? No, aspetta, Secondo aspetta, devo interromperti. Sei sicuro di quello che dici? Cioè, perché qui in questo canale si fanno le cose, cioè, se hai appena detto date a contributi, Cesare quel che è di Cesare. hai detto, ti devo citare, non mi ricordo se hai detto contributi serie di Quaglia e Flamini, cioè sei sicuro di quello che dici, vero? Sì. Ti assumi la responsabilità anche legale e Sì, penale. Ok, allora. legale Questo è il pensiero di Claudio, no? perché i Mi Quagliafragnini hanno scoperto che la casa associo, di mi Narducci associo. all'Elba finì a un certo Prudente, che era il falsario dei neofascisti, Ciao preparava i Bobo, come fucili, va? Ti parlo sopra i tinti, i mentre non sanno passaporti minimamente di parlo con te, Bobo, che per siamo amici. scappare in Sud America, no? E poi Rileggi Luciano scoperto. l'ultima riga, rileggi l'ultima riga. Allora, Quaglia e Flamini hanno scoperto che la casa di Narducci all'Elba finì a un certo Prudente, che era di Milano ed era un neofascista e aiutava i neofascisti nel produrre passaporti falsi, perché lui lavorava, aveva i dati di una palestra, i dati di Ma un'assicurazione. questa attività di destra di Sì. occuparsi di espatri e di diciamo latitanze, così io quando l'hanno tirata fuori è proprio diventato prepotente l'esigenza di ricordare quanto questa attività sia anche a noi generalisticamente nota, cioè ricordando che un fascistazzo, neanche puro militante, un fascistazzo del merda tipo Andrea Ghira Ma certo. è stato aiutato non da se stesso, è stato aiutato da delle strutture compiacenti. In questo caso non erano strutture compiacenti che meramente solidarizzavano con un camerata, ma solidarizzavano e proteggevano un camerata che aveva fatto un delitto sessuale, cazzo, cioè razziale, sessuale, deliberato, maniacale, proprio pieno. E la Ghira è andato, è scappato, dicono in Legione Straniera, Gianni Guido, stessa banda dei mostri del Circeo, dopo il carcere anche lui è scappato, aiutato da qualcuno. E Marco Furlan, nazista del cazzo, figlio del primario del Centro Grandi Ustionati, che si diverte a bruciare viva a bruciare vivo Claudio Costa, che si dice diverte a bruciare Claudio Costa e altri. E lui scappa in latitanza a Malta, aiutato con soldi, mezzi, coperture. Da gente. Allora, c'è, cioè, quindi Prudente, quando loro lo individuano, fa il catalizzatore di questo trend organizzato
che, e quindi anche l'ipotesi della fuga di Narducci, l'ipotesi della fuga nasce proprio da questo dubbio, che andrebbe a contestualizzata in quella pratica riservata all'estrema destra, ai rampolli di estrema destra, per mettere, mentre Abbatino deve fare un tipo di espatrio, che comunque anche Abbatino è di estrema destra, perché la banda era amico di Giuseppe Pucci, venitemi a dire comunista come volete, accattone di sinistra, fate che cazzo vi pare, erano così concarminati Giuseppe Pucci, mussoliniano, neanche fascista, e anche Abbatino è andato lì in latitanza, quindi c'era un sistema, la piccola Odessa, eccetera, eccetera, quindi assolutamente interessante, e ripeto, Prudente suggerisce ancora di più la possibilità che Narducci, comunque nella tomba ci hanno trovato Narducci, però la possibilità che quella sparizione sì, nell'aria. L'ipotesi della fuga nasce dalla Carlizzi perché c'era stato lo scambio di cadavere, e lo scambio di cadavere fa pensare a una fuga, no? E la Carlizzi addirittura aveva fatto l'esempio di un camorrista che era andato in una clinica di Firenze a farsi cambiare i connotati per non essere riconosciuto, con passaporti falsi, era andato all'estero. Comunque questa casa finisce Prudente, no? Però non è detto che sia un pagamento per aver fatto espatriare Narducci, potrebbe essere un'ipotesi, però non è detto, magari invece non so, magari è una casualità, oppure ci sono stati altri collegamenti con gli ambienti di destra, se le famiglie di Narducci, la famiglia Spagnoli è una famiglia di destra, notoriamente di destra fin dai nonni, quindi avevano partecipato alla creazione del partito fascista proprio a Perugia. E quindi magari è ma dico, una ma normale qua, le cose, questo l'ho detto, sì, io l'ho inventato, certo. Ma io rubo tutto da te, sono come Taddeo, il 90% lo rubo, sono contentissimo, bravissimo. Quindi magari una normale compravendita, bisognerebbe sapere se il prezzo che ha pagato era un prezzo di favore effettivo, come le famose compravendite che faceva il Forteto, oppure era un prezzo di favore. Magari invece è stato un smoking pagamento. Oro, prego, un pagamento per una qualsiasi altro servizio che aveva fatto. Vai Tony. Ma Claudio, ma se Narducci è scappato, uso di appunto questi personaggi, qui non so se Kleber ci puntualizza, io non conosco queste cose, non so se questo che dice Kleber post data inopinatamente appunto questa cosa, ma non lo so, io l'ho presa, credo, cioè ritengo sia databile a Narducci vivente la connessione, quindi non so, Kleber, faccio no, ha ragione, viene dopo, è per quello che viene il dubbio che sia un pagamento per un favore. Quindi non ha mai convissuto con Narducci, certo, ma questo loro non l'avevano sostenuto. Sì, no, sì, gli ommi ci andavano in quella. No, gli ommi è un'altra cosa, va bene. E Luciano Malatesta dice che c'era andata anche sua zia Maria. Maria. Ecco, vedi, Carlo ci dice che il termine tecnico è esfiltrazione. Sì, però Narducci per quale motivo viene fatto esfiltrare? Perché è quello lì, no? Quello no, verrebbe teoricamente fatto esfiltrare. Sì, ma secondo questo ragionamento, per quale motivo? Perché è quello lì. Perché gli hanno trovato i feticci. Perché? Serie H, però ci può essere una motivazione. È una gag che si articola attraverso i tre volumi, quello è il primo volume. Leggi l'inizio del secondo e del terzo. Scusate amici, prego. Ecco, l'ipotesi della fuga finisce nel momento in cui fanno la perizia autoptica su Narducci e Pierucci riconosce nella salma il Narducci attraverso tante cose che faremo in una live. Ma è stato fatto un confronto con un'analisi del DNA per accertare questa cosa? No, ma la spiegheremo in un'altra live sull'omicidio. A proposito del lo spiegheremo in un'altra, io vorrei parlare anche con il pubblico del fatto che Claudio ci ha mandato un calendario, siccome Claudio, la quotazione di Claudio cresce di settimana in settimana,
comincia a voler ridiscutere l'ingaggio, a essere bizzoso, si lamenta della tecnica e quindi ha coscienza crescente del suo valore. E qual era l'ultima bomba? Ah, che ha mandato, ha inoltrato a tutti quei membri del canale e tutti i collaboratori il calendarietto, ma poi cazzo sagace, cioè sagace in positivo. Io gli ho detto carta bianca, va bene, però mi state sfidando, vuole chiamare gente a parlare di Baccaiano, di Rabatta, so, io solo, cioè voi concordate che io solo posso parlare di Rabatta e Baccaiano, io e un'altra persona, ovviamente Paolo Canessa, e io e Paolo Canessa. Vabbè, non a caso si siamo messi nel mezzo a noi due, perché alla fine lo stritoliamo come dentro un panino, no? Noi siamo esatto, bravo, ottima metafora, concordo. Comunque, allora gli diamo carta bianca, però con polemica insita, prego, prego. Settimana prossima facciamo la ricostruzione della dinamica omicidiaria di Rabatta, che farò io. E poi invece... però, no, non puoi parlare di queste cose, però i mostri di Firenze e Krippendorf mettono in dubbio che Pacciani stese i feticci, cosa avete da rispondergli? Non è dice che quelli che ha visto Nelli no, non divaghiamo, che se no non arriviamo più. Già, sono già 10:20. Non lo sosteniamo, non c'entra, cioè lì possiamo inchiodare Pacciani anche senza Nelli, anche senza la lettera anonima. Prego, prego, io faccio questi interventi decontestuali, è il format della trasmissione, prego. Vai, andiamo avanti, perché tanto la prossima settimana si finisce questa, non hai ancora capito, Claudio. Comunque, va bene. Allora, no, ce la facciamo, dai, sono 25 pagine, ce la facciamo. Grande, 25 pagine. Mettetevi comodi, amici da casa. Le indagini. Ora non interrompo più. Professore, state zitti e fatemi leggere, se no davvero... Hai ragione, capitano, scusa, cazzo. Il padre, professore Ugo, è pensionato da circa 2-3 anni. Due o tre. Il fratello Pierluca è ostetrico ginecologo presso l'ospedale di Assisi. Anche il nonno di Narducci, Francesco, professor Domenico, fu un illustre ginecologo in Perugia. La sorella Maria Elisabetta gestiva e gestirebbe una palestra ginnica in Perugia. Ecco. Hai visto queste foto? Sei andato troppo foto. Giù. Prezzi, sei andato... Sì, sì. Devi andare. Eccolo qua, questo qui è Pierluca. Allora, bene, ok, questo è Francesco. E questo è Pierluca. Prego, bravissimi, bravi. E questo è Pierluca e questo è Francesco. Basta adesso. Ok, con Pierluca che è ancora vivente, non gli vogliono rompere il cazzo, ok? No. 21 anni di primariato. Questo vuol dire, ricordati che in Ludwig il primario del centro grandi ostionati non era Furlan, era il padre di Furlan. Quindi Narducci c'ha il padre ginecologo e il fratello ginecologo. Secondo me è un complesso disturbato relativamente alla genitalità femminile. È più facile che si sviluppi in quello che non è ginecologo, che nel ginecologo matto, che è un mito a cui non ho mai creduto. Cioè proprio quasi che ci può, non voglio iperinterpretare la frustrazione familiare, il complesso familiare, capito? Prego, prego. Anche il nonno. Ecco, lui era l'unico non ginecologo, tipo. Sì. Allora, il suocero Giovanni Spagnoli è membro della nota famiglia Spagnoli di Perugia, la cui progenitrice Luisa fondò la nota omonima industria di abbigliamento del capoluogo umbro. Francesco Maria Narducci si laureò in medicina, Francesco Maria come te tra l'altro, sì, e sì, chirurgia all'Università della Sapienza in Roma. Con è un 110 nome accademico, un nome di accademici, prego, prego. Sì. Specializzandosi in gastroenterologia e fin dal 75-76 aveva fatto pratica al Policlinico di Perugia, al reparto prima e all'istituto dopo di gastroenterologia. Il professore fu Francesco Maria Narducci, risulta essere stato riformato in sede di prechiamata alle armi all'ospedale militare di Roma nel novembre 74, in base all'articolo 90, e insomma tutti, in data 21 marzo 75. Ecco, la foto si è vista. Nell'ambiente del policlinico, il fu professor Francesco viene ricordato come persona intelligentissima, bravo medico e docente analitico, attento e ordinato, freddo calcolatore, meticoloso, avvenuto individualista. Queste sono le sue caratteristiche
psichiche. Il professor Francesco aveva una figura longilinea, era alto 1,86, fisico, atletico e robusto, bravissimo nuotatore, abile e disinvolto nello sci nautico, si manteneva in forma ed efficienza fisica facendo ginnastica. Queste erano le sue caratteristiche fisiche. Voci, e si ritorna alle voci, riferiscono anche che il medesimo giocasse d'azzardo, ma a riguardo non si sono avute indicazioni certe per la verifica. Si prestava sempre alle richieste di favore da parte dei colleghi e del personale paramedico. In genere era ritenuto un bell'uomo dalle donne e non mancava certo delle loro attenzioni. Si ricorda infatti che ha avuto due storie con due infermiere del policlinico. Si dice anche che il medesimo disponesse di un appartamento in Firenze o dintorni. E anche qui, insomma, si apre tutta una serie di ragionamenti e o congetture. Eccolo qua. Questa qui è la moto che non è stata ripertata. L'avevano anche individuata sul forum. Deve essere una moto tedesca, però non l'ho trovata. La divisa che ha su è la divisa ufficiale della squadra di motocross Gancia, e nella squadra agonistica in realtà non era in vendita, in teoria, quindi vabbè, è molto strano che lui ce l'abbia, ce l'ha, gli ha regalato, sì, è sempre una moto da gara perché ha il numero, vedi, è 77, però ha il faro, quindi è, probabilmente era anche da regolarità, cioè si poteva utilizzare anche in strada. Ecco, notare gli stivaloni che non sono molto diversi dagli stivali da cavallerizzo con i quali fu visto una volta a San Casciano. Vai, Tom. Al policlinico si ricordano di una BMW bianca berlina che il professore possedeva negli anni attorno al 76, della quale non è stato possibile rintracciarne la targa. Successivamente ha posseduto una Fiat Ritmo Super, sembra di colore rosso, targata Perugia 37328 e successivamente Perugia 492472, immatricolata per la prima volta il 5 maggio 80. Poi una Citroen BX 2005, azzurro metallizzato, immatricolata nell'82. Ci sono voci anche di una Alfa Romeo Spider di colore rosso, alla guida della quale sarebbe stato veduto più volte Narducci Francesco, ma della quale non si è trovata immatricolazione. A suo nome possedeva ed usava molto spesso anche la motocicletta, una Honda 4 Super Sport 400 di colore rosso, con prima immatricolazione in data 17 febbraio 75 e cancellata il 31/12/89. È stato veduto spesso anche con una enduro bianca e rossa, della quale non è stata rintracciata la targa. Egli usava spessissimo anche la motocicletta per andare e venire dal policlinico ed anche con questo mezzo vestiva sempre in modo elegante ed appropriato, e spesso si vestiva in blu. La moglie Francesca Spagnoli risulta proprietaria di una Polo Volkswagen targata Perugia 529214, immatricolata nel 17 giugno 86. Francesco Narducci conduceva anche un proprio studio in Foligno, in via dei Mulini, dove si recava più volte la settimana con un'infermiera del reparto. Chi è questa? Oh, Francesca Spagnoli. Questa è che ha aperto un... Dopo vedrai cosa ha aperto. Vive a Milano adesso. Andò a vivere a Milano, dove nel 2000 aprì una ditta di servizi di lusso. Si chiama Noi Tutto SRL. Al servizio di chi non ha tempo, servizi per singoli individui e famiglie a Milano e Lombardia. Da un articolo sulla testata Lux Gallery, questa citazione: Francesca Spagnoli è stata preveggente. 16 anni fa ha creato con 4 amici Noi Tutto. L'intuizione è nata da un disagio personale. Avevamo troppe cose da fare, non c'era tempo per pagare una bolletta o per l'allacciamento a Sky. L'idea è stata di sostituirsi ad un personal assistant. I primi iscritti sono stati quelli che prima di andare in pensione avevano una segretaria. L'agenzia è diventata come il tasto 9 dell'hotel, anche se il confine tra urgenza e capriccio a volte è indefinito. Tra le richieste c'è stata anche quella di riordinare 5.000 foto, spedire dei fagiani vivi a Venezia o riunire le urne cinerarie di famiglia sparse in Italia. Spedire
dei fagiani vivi a Venezia è bellissimo. E fagiani, anche a me ha colpito, però io ne conosco tre che sono patiti di fagiani, perché ci sono i fagiani ornamentali, che sono meravigliosi, quelli Sono cinesi, bellissimi. Quelli sono dorati sono bellissimi. bellissimi. Tra l'altro uno di questi qui, patito, è un veterinario, quindi non posso parlarne male. Però spedire cosa andavano a fare i fagiani, forse sai, qualche servizio di moda, io non so cosa se ne facevano dei fagiani a Venezia, non lo so. Invece parla di riunire le urne cinerarie di famiglia sparse in Italia o nel mondo. Quella è una cosa complicata, e quello è veramente un servizio apprezzabile. Vai. Allora, dal sito di Noi Tutto, la vita di tutti i giorni è fatta anche di tanti impegni e piccoli fastidi che fanno perdere molto tempo. Noi Tutto vi offre un ventaglio di servizi garantiti dalla massima discrezione ed affidabilità, che vi permetteranno di dimenticare tutte le piccole incombenze della vita quotidiana. Lasciate fare a Noi Tutto ciò che concerne l'amministrazione e il rinnovo dei documenti, la coda in banca e in posta, la corrispondenza, la prenotazione di un viaggio, il pagamento dei contributi alla colf o la prenotazione di due biglietti per l'opera. È bello sapere che c'è qualcuno che si ricorda della scadenza di una polizza assicurativa o di un abbonamento. Una segretaria personale sempre a vostra disposizione per ogni esigenza. Lasciate fare a noi tutto ciò che concerne l'amministrazione e il rinnovo dei documenti, la coda in banca e in posta, la corrispondenza, la prenotazione di un viaggio, il pagamento dei contributi alla colf, la prenotazione di due biglietti per l'opera. È bello sapere che c'è qualcuno che si ricorda. Vabbè, sei già a letto. Oh, Allora. ascoltate, aspetta, Pierozzi Mugello, Gianluca, vieni anche te alla sbracciata di domenica in Mugello, perché i ragazzi del Mugello ti vogliono conoscere di persona e ti vogliono regalare una serata indimenticabile. Vieni anche te, Gianluca, scusate, era pubblicità. A Voi domenica, fate. tutti voi che siete Fate. stati invitati all'incontro riservato e selezionato, un caro appuntamento, vi aspettiamo, anche Capitan Toni, No, fate i pranzi quando sapete che io non ci questa sono perché voi bellissima contate. sbracciata indimenticabile mugellana, non perdetevela, parlo e quindi Gianluca Pierozzi, sei formalmente invitato da questi simpatici ragazzi che hanno sentito i tuoi commenti nel film, ti vogliono conoscere, ti vogliono passare con te una giornata intera. Non puoi mancare. Prego, prego. Allora, le voci e i perché. Al Policlinico si erano formate e persistono sul suo conto le tristi supposizioni, anche per il suicidio compiuto senza un motivo ed una spiegazione logica. La mancata autopsia sul suo cadavere, non voluta dal padre Ugo, né ritenuta opportuna dal procuratore della Repubblica, dottor Centrone, vedi la Nazione Cronaca di Perugia del 14-85, ha alimentato ulteriori dubbi, aggiunti anche agli interrogativi creati dai frequenti viaggi che Narducci Francesco faceva a Firenze. Ripeto, anche se nell'ambiente del policlinico chi lo conosceva non vuole pensare al professore Francesco come il mostro di Firenze, pur tuttavia il pensiero del dubbio esiste in loro. Al policlinico, all'Istituto di Gastroenterologia, in molti si ricordano della perquisizione che agenti in borghese, forse carabinieri, effettuarono nei giorni del suicidio nella stanza del professor Narducci Francesco e della quale la stampa locale non ne ha parlato. Non ne ha parlato perché non fu messa a conoscenza o per altri motivi. Certamente si voleva mantenere il massimo riservo sulle indagini. Al cimitero comunale di Perugia, il professor Francesco Maria Narducci è stato tumulato nella seconda tomba di sinistra dal pavimento della cappella di famiglia, per chi la guarda dall'esterno. Tale cappella è contrassegnata dal numero 14 ed è ubicata nella zona dell'ampliamento del cimitero a sud-est del medesimo. Dietro il forno crematorio. Nella medesima cappella sono tumulati il nonno Domenico e la nonna Emilia Cirilli e lo zio materno Massimo Valeri. Allora, Krippendorf, mandaci una foto, siamo disposti a valutare nuovi partecipanti, ma mandaci una foto, dobbiamo valutare se sei di bella presenza e valutiamo, siamo disposti a valutare per la sbracciata mugellana. Prego, prego. I coniugi Narducci, in via Savonarola 31C, erano ritenuti persone molto riservate che non erano soliti scambiare convenevoli con i condomini e i vicini.
Il professor Francesco, quando incrociava qualcuno dei suddetti, se salutato, rispondeva pur senza guardare in faccia tali persone. Solitamente camminava con lo sguardo rivolto verso terra. La signora Francesca appariva sempre tesa in volto, mai rilassata e sorridente, visibilmente scontenta e, da parte di donne, descritta e ritenuta, da quanto era dato loro a vedere dal suo comportamento, non appagata dalla vita matrimoniale e con evidenti problemi di natura sentimentale. Ora, ma questi sono un po' di discorsi così, Sono vanno presi così, diciamo, con un grosso beneficio del dubbio, eh. Cioè, sono i vicini. Beh, impressioni. però se tu leggi, io ho letto un Amore all'inferno di Diego Cugia, il matrimonio era finito, eh. Il Lo matrimonio so, aveva però, delle. questa prospettazione può essere anche un appunto. Un problema che riguardava loro e che è esterno al discorso del Sì, lui mostro. raccoglie le testimonianze dei vicini. C'è stato detto che la signora Francesca era veduta spesso in compagnia di amiche ed amici, meno il professore. A volte hanno dato feste nella loro abitazione dove sono intervenuti i suddetti, e in tale occasione il loro comportamento è sempre stato corretto nei confronti dei condomini. Durante tali feste, nella buona stagione, veniva illuminata e allestita la grande terrazza di loro proprietà, dove per lo più si intrattenevano i partecipanti. È stato riferito che la signora Francesca, a volte, quando il marito passava la notte fuori casa o rincasava a tarda ora, era solito, si dice per paura di rimanere sola, invitare la sorella Benedetta a passare la notte con lei. Perché la signora Francesca aveva paura a rimanere sola? Di che natura erano tali sue paure? Confidava alla sorella i suoi timori? Vabbè, anche qui io te ne posso far conoscere persone che hanno paura di rimanere sole in casa, anche adulte. La signora Francesca ha il diploma di interprete, ma a quel tempo non aveva impegni di lavoro subordinato. Anche nel vicinato, seppur con la dovuta cautela, si parla delle supposizioni e degli atroci dubbi che la vicenda, nel suo complesso, ha alimentato sulla persona del professor Francesco, identificandolo nel mostro di Firenze. Più voci hanno confermato inoltre quanto ancora si dice, e cioè che la salma del professore non fu esposta, ma tenuta chiusa nello scantinato della Villa Narducci a San Feliciano, da dove, senza l'usuale rito funebre, fu trasportata direttamente al cimitero suddetto e tumulata. Perché? Nell'ambiente della Polizia di Stato a Perugia si sa che l'allora questore, amico di famiglia dei Narducci e amico personale del professor Ugo, non ritenne opportuno fare eseguire perquisizioni nei domicili e nelle dimore del professor Francesco e fece inoltre capire chiaramente al personale investigativo di sua competenza di non perdere tempo in indagini approfondite e non necessarie. Comunque si ricorda che per la prima volta quel questore fu spesso presente alle indagini svolte dai funzionari e agenti della Polizia di Stato. Perché ad Ecco, oggi. questo capitolo si chiama proprio I perché ed è lui, Pasquini, che si chiede e si fa tutte queste domande. Il Sì, però questore era il scusate, si questore. pone un problema stringente, cioè secondo me si tratta prima di riuscire a capire e determinare chi, la mia domanda è chi era più figo, Narducci o Renatino De Pedis? Chi era più stringente? Ecco dove noi volevamo arrivare qui alla fine, ve lo rivelo al pubblico, volevamo arrivare a chi era più figo, Ogira, eh sì, Narducci o Renatino De Pedis? Ecco, vedi, giustamente Claudio ha abbandonato, non tornerà più. Ecco, invece è riecco. già tornato, però è freeze. Ah no, ecco, prego Claudio. No, volevo dire che c'è la componente della bellezza, del carisma di questi personaggi, c'è Oh, beh, come Giusva sei Fioravanti. intellettuale, io dicevo una boutade stupida e te riesci a valorizzarla perché io sono un intellettuale e te sei un intellettuale, sei proprio un tesoro, sei proprio brillante Claudio, cazzo. Io ho detto una cazzata così. Sì, però è chiaro che nasce da un'associazione. Fioravanti, Orco 2, Guido, Ghira. li conosco tutti uno per uno e c'ho una talpa fonte bellissima, sì, lo voglio fare il nome, si chiama Alessio Canevari, andatevi a vedere tutto, è una persona splendida e tanto che me lo sento, ho del materiale sull'estrema destra magliana, faremo delle cose incredibili, prego, prego. Vai, sui perché. Altra notizia locale che rimbalza è quella del casuale rinvenimento di reperti umani sotto vetro.
nello scantinato della Villa Narducci a San Feliciano, da parte di due vigili del fuoco di Perugia, dove trasportarono e depositarono la salma del professor Francesco Maria Narducci, dopo che fu rinvenuta nel lago Trasimeno. Di tale sconcertante notizia non se ne è parlato ufficialmente, perché? Però questi perché non devono essere per forza possono essere anche visti in un'altra ottica, eh? Cioè, Sì, capisci? perché non era vero? È quella l'ottica? Ci può essere anche, è un po' tutto un po' fragile, però insomma, va bene. È risaputo che al comando Compagnia Carabinieri di Perugia arrivavano diverse lettere anonime, e tra queste una in particolare nella quale si indicava il mostro di Firenze nella persona del professor Narducci Francesco. I Però carabinieri di Narducci è tale nato ricco. compagnia, a Sì. seguito anche di tale lettera, avevano già svolto, sembra, indagini ancora molto tempo prima del suicidio del Narducci e sulla sua persona, e si è risaputo che coincidevano le partenze di questi per Firenze con gli omicidi commessi dal mostro dei Ecco, qui, carabinieri. Questo no, già è aspetta, un pezzo. Sì. aspetta, aspetta, qui volevo fare un commento, perché questa storia della lettera anonima spiegherebbe il nome di Narducci dentro la famosa lista della Samma. E però questa lettera anonima nessuno l'ha trovata, nessuno sa dov'è. Però in parte spiega perché nella lista Sam finivano anche quelli solo nominati da anonimi. Anonimo. Ok. Per i carabinieri non ci sarebbero stati dubbi sull'identità del mostro di Firenze, ma nei giorni del suicidio del Narducci giunse al comando di Perugia un ordine superiore, si dice da un generale dei carabinieri e addirittura da Firenze, di sospendere subito tutte le indagini. Così viene fatto. Perché? E qua una Questo poi bella lo domanda. vedremo, eh. Allora, le analogie. Esaminando quanto ha descritto la Nazione sui risultati delle investigazioni che gli inquirenti hanno svolto sull'operato del mostro di Firenze e degli studi che il criminologo Francesco De Fazio ha compiuto su tale assassino, si ha la netta sensazione, confrontando tutto quanto con il risultato delle mie ricerche, di trovarci finalmente di fronte all'autore di tanti omicidi, l'orrore dei quali ha terrorizzato la provincia di Firenze dal lontano settembre 74 fino al settembre 85. Quindi qua anche qui si esclude il 68, impegnando Sì. anche studiosi di criminologia, no, va bene, sottolineiamo, impegnando anche studiosi di criminologia ed organi di polizia di tutto il mondo nel tentativo di dare un nome e un volto a tale efferato uccisore. Tengo a sottolineare l'inizio degli omicidi il settembre 74, ecco, e la fine degli stessi nel settembre 85. Un caso, un ordine o un calcolo voluto dall'autore? Nella foto Ecco, sotto c'è il professor De Fazio. Eccolo qua, questo qui è De Fazio, e quindi adesso lui racconta Pasquini l'identikit e le analisi fatte da De Fazio e da Abraham. Infatti, Però come si vede. aspettate, aspettate, non ho un argomento, però dico, volevo un attimo diluire per allungare questo veloce e agile scrittura, volevo fare una piccola interruzione, così, come va? Tutto bene, ragazzi? Andiamo, come procede la lettura? Bravi, bravi così, bravi così. Qui molti ragazzi in chat commentano, li sento partecipi, vivaci, si scambiano commenti, cioè, più delle altre volte, sento, sono allegri, si scambiano commenti. Oggi, sì, oggi hai colto nel segno, hai colto nel segno. La domanda di Lorenzo Martinelli è un pochino, un po' capziosa, diciamo. Aspetta, perché non ho finito? Però, riduiamo, Narducci Costituiva Felice li teneva a casa sua a San Feliciano, a Scandicci, a San Pieraponte, a San Pancrazio, nel Mugello, a Firenze. Ma quante case aveva Narducci? Beh, questa è una domanda più, o non si può, o è una domanda che voi non volete sentire, cioè non si può fare questa domanda. Si può No, fare, secondo me si può fare. non Alla adesso fine facciamo si Pasquini. parla troppo di case di Narducci senza una, Ma no? qua divaghiamo, divaghiamo. Va bene, forza ragazzi, siamo tutti qui, vedi, Ma si abbiamo parla di anche quando si parla, tali guardie affinini, siamo faccio una tutti domanda io a impegnati a cercare di Claudio, capire. poi si rientra subito. Quando si parla di case di Narducci, Oh, si parla di case. lo stendimento è un'operazione importante e centrale che mi fa piacere che riprenda.
riferisce a Pacciani. Torniamo all'argomento novità. Pacciani, si vuole attaccare i prossimi tre anni di trasmissione. Novità, ditelo alle vostre amiche che si appassionano al mostro. Novità, Pacciani, la novità. Anche no, anche no. Prego, no, avanti. Questo mi interessa capirlo per curiosità e per capire quale può essere un'interpretazione. Quando si parla di case di Narducci, va bene, si parla di case, di proprietà, di case che lui aveva come indisponibilità o che lui era appunto, poteva essere ospitato da determinate persone, perché altrimenti la lista diventa veramente... Allora, Lorenzo Martinelli parla incautamente di Via dei Serragli. Io capisco che la vicenda vi appassioni. Per fortuna di tutti noi qui, Lorenzo Martinelli è l'unico che abita a Firenze, paradossalmente. Il destino aveva voluto che lui non abitasse a Firenze. Gli ha detto, ti darò un accento proprio marcato che ti allontani da Firenze. E lui ha combattuto contro il destino e è venuto a vivere a Firenze. Io voglio ricordare l'amico Carlo Bertoni, scomparso. Queste persone che si appassionano al caso dicono, bene, il prossimo step non è che vado a vedere Piazzoli, vado a vivere a Firenze. Così. Allora a lui non gli posso dire che non conosce Firenze perché è venuto per conoscerla. La conosce più di alcuni fiorentini, tanto dice, i fiorentini non sanno un cazzo dove è questo. Mi fa ridere, io ancora mi perdo nelle quattro vie dove lavoro da 20 anni, ancora mi perdo. Ieri ho scoperto piazze e strade che non avevo mai visto, eppure vivo in centro da quando sono nato, cioè nel senso ci lavoro, ci vado a scuola, eccetera eccetera. Quindi dico, ecco, diceva Lorenzo Martinelli, menzionava Via dei Serragli. Io invito tutti, visto che è una via che ricorre in mostrologia, se ne parla Napoleone, Poli, forse Narducci, vi prego di non parlarne più, perché io ho fatto un sacco di cose in Via dei Serragli, in quei palazzoni, perché ho avuto una lunga storia romantica, ma non è il caso, è vero, mi ero proposto di non fare riferimento a queste cose. Comunque io Via dei Serragli la conosco bene, c'è stato anche il delitto de Robilant e mio padre custodiva il segreto, almeno aveva la sua intuizione, se devo dirla la dico, non è che nascondiamo niente. Perché mio padre che aveva lavorato lì era sicuro, aveva un'idea sicura su chi era il colpevole del delitto de Robilant, però non gli sembrava di potersi permettere, perché era una pura illazione, la considerava una sua intuizione, e io la custodisco, se ne potrebbe parlare, no? Perché è il classico delitto della porta chiusa, eccetera, eccetera. Comunque questo va bene, questo lo tagliamo poi dopo, ricordatevi del post editazione, lo tagliamo in parte. Quando lo postiamo, sì, tagliatela quella parte. E vi c'è una live di Francis sul delitto. Soprattutto magari insieme. E dico, Via dei Serragli, occhio, parlatene meno perché è monopolio mio, io controllo tutto Via dei Serragli, è una via veramente particolarissima. E ci abitano altre persone e non farò nome, ok? Perché è una via che ho vissuto a lungo, una via bellissima e fighissima di Firenze, ma insomma, basta. Sto zitto, scusate, andate. Vai Tony. Vedi, perché quando vi chiedo le cose io voi cambiate, partite per la tangente. Ah, scusa, voglio sapere le case. Non ho una risposta, perché allora le case ci sono delle testimonianze più o meno attendibili e poi ci sono le voci. Pacciani che dice a Fioravanti che Narducci era ospite di Corsini, sia a Vicchio che a San Casciano. C'è lo stesso avvocato Pietro Fioravanti che dice che era stato invitato da una casa del Calamandrei vicino alla Certosa. Chi lo dice la casa di Calamandrei? Pietro Fioravanti. Ecco. Ma lo citeremo, quando facciamo... La casa della Certosa è documentata dal Gides, credo, ma non vorrei dire cazzati. E Pietro Fioravanti... Sì, esatto. Su Pietro Fioravanti, esatto. Dopo c'è il Gides che dice che parla del famoso Giovannoni a cui Narducci dice che aveva la casa lì, in quella zona lì, Certosa, Galluzzo. E poi c'è quella di... Poi ci sono quelli che dicono che ce l'ha a Fiesole, poi chi ce l'ha a Scandicci, che ce l'ha a San Casciano, ma sono... Cioè, non si sa. Ecco perché è la domanda. La domanda, come dice Palego, ti manda nella palude sarda. E questa è la domanda. Grande Carlo, cazzo. E una cosa, si ritorna nella palude delle case. Ci vuole la palude delle case. A me mi hanno spolpato come un piranha sulle case, quindi io sto vago e basta. Le case, ma tranquilli, dico, questa non è la tematica di oggi, però Simone Bonati, io invece...
e non mi far dire cose, sono amico di Mauri, è un argomento su cui potremmo tornare al vecchio argomento della comparazione delle scissioni, le ho studiate, delle due, ma si è già detto, è risaputo, però sarebbe un argomento da riprendere quello delle due scissioni, che sono, ok, va bene, sì, quelle due poi, e non quelle altre. Ah, vi do uno scoop, scusate, siccome sono il maggior storico della vicenda, ecco, aspetta, aspetta. Ecco, capito? La boschetta, volevo proporre questo paragone, ecco cosa ci mancava, questa associazione banale, non ci porta niente più. Però la boschetta è la Scopé di Mugellana di Pacciani, cioè, visto che c'è gente che parla di profilazione geografica, mi era sfuggito il vero rapporto geografico-fruizionale che c'è fra la boschetta e Badia Bovino, è lo stesso che sussiste fra Scopetti e Mercatale. Nel momento in cui un assassino decide di colpire vicino a casa, ma non è così banale il ragionamento. C'era proprio una triangolazione con Faltignano e la riserva Riconi, basta, ok? Che, ecco perché la sulla boschetta è un grande litto, tra virgolette, e Scopetti è il grande litto finale con tanto di coda. Ecco, c'è una rispondenza, ecco, ho colto la rispondenza, tutti ce l'avete presentissima, l'immediata associabilità, ne parlava Vic White, dei binomi omicidiari, cioè Calenzano Mosciari, allora, no? Le genesi oscure, Signa Rabatta, stessi proiettili armati, doppia genesi oscura, stessi proiettili armati, papam, e quel binomio oscuro. Poi i due delitti fotocopie dell'81, Mosciano Calenzano, Tatano, un altro binomio veramente molto coerente e con delle forti differenze con quelli che li precedono e seguono. Poi, pum, pum, il binomio dei delitti falliti, nel senso, tra virgolette, dei delitti non canonici, senza escissioni a Baccaiano e Casino a Baccaiano e vittime maschi a giogoli su furgone così. E poi gli altri due rappresentano, ecco, mi sfuggiva la comprensione di ecco, è un altro elemento. Scusate ancora, veramente troppo, troppo delirio tecnico, ma neanche delirio e basta. Prego, prego. Bene, si prosegue. Allora. Scusate, Tony, ineffabile, prego, prego. Allora, qua si passa, si era detto, allora siamo a De Fazio. Infatti, Defazio, come questo si lì. è Il detto, siamo a De profilo che Fazio. fa Defazio. Mi sono perso, cosa ha detto, Questo perse. comunque è importante. Infatti, come si è letto sulla cronaca, l'identikit psicofisico che ne ha fatto l'illustre criminologo, così lo presenta. Un ragioniere dell'orrore, questo è il mostro di Firenze, eh? Un ragioniere dell'orrore che ama il gioco d'azzardo e gioca grosso. È freddo, astuto, metodico, calcolatore, abile. Infatti, aggiunge, i tagli sulle vittime sono fatti con sicurezza, con una buona tecnica, preleva solo ciò che sa di poter conservare nel tempo. Ed ancora è sconcertante, secondo il professor De Fazio, la cura dell'assassino nel tentativo di migliorare sempre la tecnica delle sue feroci esecuzioni. Si direbbe quasi che cerca il massimo della perfezione, si sente braccato, sa che il minimo errore può essergli fatale, allora continua ad affinare il modo di uccidere, non trascura il minimo particolare, anche stavolta ha scelto un luogo aperto dove fosse facile scomparire dopo aver compiuto i Ma mi sa macabri che tentativi. sono andati poi lì, comunque alla Sambuca a fare. Prego, prego. L'altezza dell'assassino non sarebbe inferiore a 1,85 m. Ha lasciato un'orma del suo piede numero 44. Ha una corporatura robusta, possente. Ancora De Fazio dice che l'assassino può tornare sul luogo del delitto per vedere a che punto sono le indagini che desidera quasi ossessivamente controllare. Altri indizi raccolti in occasione dell'ultimo delitto confermano che il maniaco, oltre ad essere freddo ed astuto, conosce i metodi di indagine della polizia. Il fu Francesco Maria Narducci aveva le seguenti caratteristiche psicofisiche. 36 anni, bravo medico chirurgo, docente analitico, attento, ordinato, freddo, calcolatore, meticoloso, avveduto ed individualista. Era alto 1,86 m, figura longilinea, fisico, atletico e robusto, Ma siamo su bravissimo. Abramo? Abile e disinvolto nello sci Dopo, nautico, si manteneva in forma di dopo. efficienza fisica facendo ginnastica. Si interessava di fotografia in forma dilettantistica. Questa è una delle cose che mi Ah, il piace di più. fotografo di Prato, il fotografo di Prato. Bravo, bravo.
Vai su Abraham. Vai, vai. Abraham con... Ora siamo te, ok? Ora ti aggrada, Claudio? Adesso va bene il servizio. Perfetto. Scusa, te lo dovevamo dall'inizio, scusate. Prego, prego. Intervista no, al professor... Guarda che si cresce pian piano, però stiamo migliorando ogni puntata. Ogni puntata stiamo migliorando. Grazie. Stai su Abraham. Allora, ecco l'intervista estrapolata dalla Nazione del 15 settembre 85, riportata da parte dell'intervista che il cronista della testata suddetta ha fatto telefonicamente al professor Giorgio Abraham, il grande sessuologo e psichiatra di Ginevra. Allora, professore, di fronte a che individuo ci troviamo? Certo, a suo modo è un caso unico nella storia scientifica della criminalità. Questo uccisore non è un malato di mente in senso tradizionale. Se lo fosse, sarebbe allucinato e delirante e a tratti perderebbe il controllo, che invece sembra sempre perfetto. È un malato nel senso sociale del termine, non nel senso psichiatrico propriamente detto. Questo parla di una persona. Anche gli unicisti, i pochi rimasti, che però sono miei amici alcuni, i pochi serial killer idealisti rimasti, guardate come veramente magistrale questa distinzione. Questo lo capisce, non, vabbè, vorrei dire, lo capisce anche un cretino, ma qui l'autorità degli psichiatri dice: non è, questo anche Rotella dice, non è un matto in senso, come diceva anche Flamini, non è un matto in senso puro, impossibile. Avevamo pensato così magari i primi due, quando realizzi tra Rabatte e Mosciano, dici: cazzo, questo è il matto. Italia, il matto, il maniaco sessuale delle coppiette, più sessuale dell'asportazione genitale, non facciamoci ingannare, dice, non c'è violenza sessuale, orco 2, è una violenza sessuale al cubo, cazzo. E cioè, quindi dice lo psichiatra, dice, occhio, non è matto, è proprio, è nel senso sociale, bellissima e inquietante come distinzione, dice, è una persona normale, però è proprio per questo fa più paura, scusate, basta, ok, prego, andate avanti. Perché questo uomo uccide? Ho studiato a lungo il caso, dice Abraham. Credo che egli abbia cominciato, diciamo così, la sua carriera perché aveva dei problemi sessuali e i suoi gesti di offesa erano una maniera di rispondere a questa problematica sessuale. Ma oggi, ormai, la problematica sessuale in lui è superata. In realtà questa persona è oggi prigioniera del suo personaggio che ha creato e del quale non può più liberarsi. Di ciò c'è prova. Se avesse spinte sessuali non sarebbero così rarefatte nel tempo, ma molto più frequenti. In realtà, un saluto a Claudio Costa che ci segue anche lui, siamo onoratissimi, grande. In realtà si è creato un mito di se stesso. E a perfezione, uccide all'inizio della luna o alla fine, prima di una festa e così via. Però, professore, siamo di fronte a un'escalation di ferocia nei vari delitti. Ciò conferma la mia idea, l'uccisore ormai deve perfezionare, noi diciamo strutturare il suo personaggio. All'inizio uccideva così, quasi a caso, oggi è un miracolo di perfezione e di riflessione. In questo senso direi che siamo di fronte ad un mostro riuscito. Questo lo esalta e lo sostiene. Ed ancora le domande del cronista. Io credo che quest'uomo, 364 giorni l'anno, viva più o meno come una persona, diciamo, normale. Il suo profilo lo consente. Forse il suo comportamento appare ineccepibile e veste in doppio petto grigio. Ma oggi noi abbiamo, credo, solo due certezze: che non si tratta di una donna. Perché, professore, la storia della criminalità ci assicura che la donna può sì uccidere, si pensa alle terroriste, ma sempre per un preciso motivo, che può essere politico, amatorio, eccetera, quasi sempre di natura passionale. Qui invece l'uccisione agisce per motivi incongrui che ci sfuggono, per motivazioni che non sono più turbe sessuali. E la seconda certezza? La seconda certezza che abbiamo è che è diventato un mostro di successo. Un mostro riuscito e che quindi cercherà ormai di fare di tutto per mantenere in vita questo personaggio. Il tipico delitto sessuale comporta sbagli ed allucinazioni e alla fine il suo autore viene preso perché troppi pochi elementi emozionali entrano in scena.
Qui invece la freddezza e la sistematicità sono tali che io credo sarà quasi impossibile prenderlo sul fatto. Semmai penso che sia prendibile negli altri 364 giorni dell'anno. In che modo? Penso che questa sua normalità o diventi troppo normale e quindi artefatta perché deve coprire qualcosa, oppure qualcuno scopre il suo covo. Questa persona abiterà in qualche posto e dovrà pur tenere protetti i suoi trofei. Lei crede che serbi ai suoi trofei? Non c'è dubbio, almeno per questa ragione, perché quando fosse preso, egli può attraverso questo mostrare che è lui il vero mostro e che non è un falso mostro. Quindi non li tiene per una motivazione terza, ma perché almeno può certificare se stesso. Bene, professor Abram, che cosa si può fare a Firenze? Ecco, io credo che la polizia non riuscirà a prenderlo. La sola sfida, la sola cosa che possiamo dirgli è questa: tu devi costituirti, perché ormai la tua perfetta capacità di agire è riconosciuta e dunque può, per completare il tuo lavoro, il tuo capolavoro, devi entrare in contatto con la società, devi spiegarci perché. Lo sai che sei imprendibile, è provato. Ora devi dirci chi sei, solo costituendoti hai questa possibilità. Posso chiedergli che idea fisica ed anagrafica ha di questa persona? È una persona di media età, non può essere troppo giovane perché non riuscirebbe a sopportare una situazione così stressante, neppure un uomo anziano riuscirebbe a sopportarla. Credo un uomo di mezza età, molto solido psicologicamente. Professore Abram, lei ci ha dato il quadro tecnico del personaggio e della situazione. Ora ci dica come nascono questi casi nella società moderna e in quale prospettiva socio-civile si inseriscono. Abbiamo detto che il fatto scatenante è certamente stato di natura sessuale, ma oggi non lo è più. Certamente siamo di fronte a un individuo fondamentalmente affascinato dalla morte. Questa fascinazione distruttiva fa sì, arrivo a dire, che se in Italia ci fosse la pena di morte, forse egli si sarebbe già costituito. Perché affascinato dalla volontà di concludere la sua storia con la sua stessa morte. Quello che credo lo spaventi di più è di passare anni inattivi dentro una prigione a riflettere su se stesso. Concludiamo, professore, c'è un'idea, una risposta? Sì, bisogna offrire una contropartita a quest'uomo. Dirgli di curarsi non darebbe risultato, proporgli un'espiazione nemmeno. Bisogna convincerlo che solo se si farà presente avrà modo di spiegarci finalmente il suo progetto, farci capire chi è e come ha agito, coronare così in modo perfetto la sua terribile storia. Tutti noi, scienziati compresi, siamo in attesa di ascoltarlo. Ecco, ho visto che in tanti hanno citato la puntata di Telefono Giallo dove Abram fa l'appello appunto al mostro di costituirsi per far capire perché ha fatto questo e quindi diventare il più grande serial killer della storia. E io su questo avevo fatto un articolo e lo trovate sul blog mostrodifirenze.com da cui dove ho preso... Dove hai pubblicato? era su un blog mostrodifirenze.com. ma com'è questo blog? È buono? È dove ho preso tutto il materiale come al solito. Oh, allora cogliamo l'occasione per ringraziare, salutare e ringraziare tutto il blog Il Mostro di Firenze per il contributo veramente titanico e prezioso che offre a qualunque studioso della vicenda. Io invece richiedo dei denari dai blog, come Francis mi elargisce spesso. Anche Capitan Toni, anche Capitan Toni. Certo, perché io sono quello che fa il lavoro sporco, io duro fatica. Capitan Toni dovrebbe essere pagato un centino all'ora, perché io devo essere pagato. Corvée bestiale dopo aver lavorato. Si fa pubblicità a tutti, ma qui chi opera fattivamente sono io, perché sono io che vi leggo, ecco. Quindi la parola assurdo è usata in senso iperbolico positivo? È assurdo nel senso incredibile, e qui fa lei no. Invece segue e si azzarda a dire Claudio Costa un mito, si azzarda a dire no, ecco. Prego,
Non so, vediamo, non commettiamo nulla. Sì, Abraham Allora, due ha parole una su visione, questa, secondo su Abram, me le volete dare, me le volete dire? me. Sì, secondo me lui ci ha preso. Come? Secondo Ma lui me, parla detto, di una persona. secondo Lui me, è una parla di bella una analisi. persona. Sì, lui Quindi parla di una non... persona. Dite cose che capisco, dite. Sì, lui parla di una persona, parla di un serial killer, perché ai tempi Quello c'era l'idea del serial anche killer. noi pretendevamo a pensare a un serial killer, però dico sì e no, sì e no, sì. Secondo me De Fazio, comunque meglio, loro sono due grandi, però questa storia è importante anche perché neanche loro che erano esperti riuscivano a provare, perché se pensiamo che la profilazione deve essere cazzo una cosa da seguire, erano suggerimenti, erano tentativi. Secondo me De Fazio è più prudente e più insightful, ma Abram, bravissimi, però elabori quei dati che sono comunque parziali per capire la cosa, la sfida è capire cosa è successo. La prima opzione sono dei guardoni pornomaniaci che hanno pensato questa genialata, oppure o qualsiasi altra cosa. Il serial killer era ancora più semplice come opzione interpretativa, ma come la storia della criminologia, mi permetto. La storia della criminologia ci insegna, Sì. i precedenti servono più a distinguere che a condizionare, cioè, nel senso, ragionate come se tutti fossero dei copycat, non c'è una tipologizzazione, va bene, lasciamo Ma si può dire riperdere. che la genialità in questo caso dell'epilogo che poi ci porta ai compagni di merenda è stata proprio nel aggirare questo pensiero anche di coloro che studiano Ma non so chiaramente. dei compagni di merende, dimmi, perché è interessantissimo, perché qui fate, stavamo anche in chat, alcuni dicono, a quei tempi c'era una prospettiva ingenua, è interessantissimo confrontarsi, a quel punto, cioè ben oltre la fine dei delitti, è rimasto ininterpretabile, siamo fra lo scollamento, scoramento della pista sarda e prima che vengano, e quindi era il momento più nero delle indagini, perché la pista sarda stava languendo, non c'era verso. L'anno dopo sarebbe insomma, così con Salvatore Vinci fine, e non c'era ancora Pacciani convinto, anche se Pacciani, io mi chiedo molto come era visto Pacciani fino all'89, cioè visto che è nella lista già dalla fine degli delitti, mi chiedo in quei 4 anni che movimenti aveva, perché è curioso che sei nella lista Sam e poi proprio nell'87 ti vanno a inchiappettare con le figlie e te l'eri governata in un certo modo fino a lì, e poi quando diventano 18 anni e come Al Capone te vai dentro, che sai, hai finito i delitti, non l'hai fatto nell'86, vai dentro, non ci sono più delitti, sei rovinato, nel 94 ti processano, nel 92 ti accusano, ti perquisiscono, nel 94 ti processano, lì sei bloccato, ti fanno fare 10 anni, o lì da lui comincia dall'87, lo rimettono in galera, gli gira il cazzo, tanto più che non è per il mostro di Firenze, gli gira il cazzo a bestia, cazzo, gli danno 4 anni così per una cosa, cioè che è quella che è, però anche quella, e qui vanno ringraziati i complottisti, anche le violenze di Pacciani e le figlie vanno capite, secondo me, capite un attimo meglio comunque nella loro complessità. Prego, prego, scusate. Va bene, Yes, Claudio, io... siamo su Narducci? Vai lì. Riflessioni. Dimmi, devo girare pagina? Sì, c'è cioè Narducci fa le riflessioni. Adesso Pasquini fa delle riflessioni. Quindi, le riflessioni di Pasquini sono: da un esame approfondito dei fatti della cronaca, è certo che l'uccisore segue quanto i mass media riportano sulle sue gesta e dicono di lui. Segue la cronaca e se ne serve anche per seguire l'evolversi delle indagini che lo riguardano e con esse rivive gioiendone le sue uccisioni, i suoi macabri riti che perfeziona sempre più. Da un esame e studio postumi dei fatti susseguitesi, sin dal primo momento dell'ultimo duplice omicidio, si ha la sensazione che l'uccisore sia ormai come appagato di questo suo ruolo, che nel tempo è venuto a crearsi e ad assumere, sia per le sue gesta che per la sua bravura ed imprendibilità, caso unico nella storia criminale nei confronti dell'opinione pubblica. Evidentemente, Questo ormai non Consuelo, questo è il è profilo di Danilo Restivo anche, no? Non so, più niente. Sì. è presente Danilo Restivo, questo è il suo profilo paro paro, punto per punto. Prego, scusate ancora la pubblicità. Bravo. La fisionomica ci interessa, quindi ormai non ha più niente da dimostrare. Infatti, io e te ci assomigliamo, no? Perché siamo geni e quindi ci assomigliamo.
io assomiglio a te. Sì, è vero, è vero. Sì, quello che è stato capace di fare è noto. Ora vuol far capire chi è pur senza dirlo e quindi indirizza e guida, quale sommo regista della sua storia, le indagini degli inquirenti verso l'ambiente medico e ne segue l'evolversi con i mass media. Infatti si ricorderà il lembo della pelle del seno di Nadine Morioux, che il sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Silvia Della Monica, di Firenze, ricevette in una busta in data 10 settembre 85 alle ore 15 e probabilmente imbucata dal mostro la stessa notte del delitto o il giorno dopo. Quindi il suo disegno era già voluto, previsto fin da prima di colpire le sue ultime vittime. Poi, il 15 settembre 85, sulla Nazione, come da me trascritta, è apparsa l'intervista a Giorgio Abram, che sicuramente l'uccisore ha letto, la quale prevede, anticipa e forse sollecita nel mostro la determinazione di farsi conoscere, di manifestarsi. Sempre la stessa notte, o il giorno dopo il duplice omicidio, venne trovata con cartuccia Winchester calibro 22 serie H all'ospedale di Ponte a Niccheri, a poche centinaia di metri dal casello di Firenze Sud dell'Autosole, e ancora messaggi per indirizzare le indagini verso gli ospedali, verso l'ambiente medico e possiamo capire in altre località d'Autosole. E perché no? Altrimenti avrebbe potuto lasciare la cartuccia anche all'ospedale di Torre Galli, in Scandicci, o in un altro di Firenze. Allora perché proprio in quella appunto a Niccheri, dove successivamente c'è stata la minuziosa perquisizione che non ha dato risultati? Poi, ancora dopo, in data 30 settembre 85, ma si saprà solo il 22 aprile 86, i sostituti procuratori della Repubblica, Paolo Canessa, Francesco Fleury e Pierluigi Vigna, in procura della Repubblica, hanno ricevuto ciascuno di loro una busta con dentro un identico messaggio. Ve ne basta uno a testa. Ve ne accompagnato da un dito di guanto chirurgico con infilata dentro una cartuccia Winchester calibro 22 serie H. Ma tale lettera è stata volutamente tenuta segreta dai magistrati ed il mittente, non avendone avuto evidentemente un riscontro dai media in data 4 ottobre 85, ha fatto trovare nella zona dell'ultimo delitto, già accuratamente setacciata, un paio di guanti da chirurgo e una garza ripiegata più volte ed intrisa di sangue. Tali guanti erano il numero 7, numero penso possibile per persona con comporatura longilinea, ma sono mie ipotesi. Non è vero, il 7 è una misura piccola da donna. Io ho il 9, ad esempio. Bravo. Ma te, tu sei veterinario dei maiali, ci deve avere le manone grosse. È un grande. No, il 9 è la media. A me un entrano quanti? Capito? Noi che sa le mani grandi, non c'entrano quanti. E non abbiamo solo le mani grandi. Allora, intanto le indagini degli inquirenti proseguono e l'equipe del professor De Fazio riesce a ricavare con sofisticate e complesse indagini di laboratorio il gruppo sanguigno del mostro, gruppo piuttosto raro, dalle tenue tracce di saliva che erano servite all'uccisore per sigillare la busta inviata alla dottoressa Silvia Della Monica. A tale proposito viene da chiedersi se l'assassino, fino ad ora sempre così avvenuto, abbia deliberatamente, per dare ancora un'ulteriore indicazione per identificarlo, voluto lasciare tali tracce sulla busta. Con il senno di poi si può pensare di sì. Intanto, queste sono le idee che a Pasquini sono discutibili e comunque fanno parte del suo memoriale che ricordiamo è del 93. Vai con Intanto a Perugia, il giorno 8 ottobre 85, un mese esatto dopo lo stesso giorno del duplice omicidio della coppia francese, il giorno 8 del mese, il medico chirurgo Francesco Maria Narducci di Perugia, ecco perché l'ospedale Ponte a Niccheri vicino all'Autosole, quasi a voler indicare di indagare in un ospedale ma di altra città raggiungibile tramite la suddetta, si suicida lucidamente, senza motivo ed una spiegazione logica. Infatti, la mattina del martedì 8 ottobre, quando il medico suddetto era in reparto, poche ore prima del suicidio, è stato riferito che il suo comportamento non aveva creato sospetti e preoccupazioni in alcuno, perché si era comportato normalmente, come al solito. Quindi aveva saputo mascherare il terribile progetto che aveva in mente, quello del suicidio. Infatti, alle 14 di quel giorno, si saprà poi che
Il medico telefonò al signor Trovati Giuseppe, proprietario della darsena omonima a San Feliciano, chiedendogli se il motoscafo era in ordine di uso, e avuto da questi una risposta affermativa, gli disse che sarebbe andato lì. Poco dopo telefonò alla madre per salutarla e più tardi, alle ore 15:30, giunse a San Feliciano in darsena, dove teneva all'ormeggio il motoscafo della Grifoplast con un motore da 70 cavalli e con sigla PR3304. Vi giunse con la sua Honda 4 Super Sport di 400 targata. Eccola Claudio. Eccola. Targata PG102777. Questa qui è la Honda di non è quella di Narducci, è come quella di Narducci ed è una signora moto, fai 170 km orari, 4 cilindri. Ma perché Narducci è un signore, è una signora moto, perché Narducci è un signore. No, volevo sottolineare anche Italia. Volevo sottolineare il fatto che si è fatta anche tanta ironia sulla vicenda De Petri e posto di blocco, dicendo ma come faceva a scappare ad un posto di blocco con una moto del genere? No, con una moto del genere semini chi vuoi, Allora, la Honda quindi di colore rosso che parcheggiò con cura ed in bella vista all'ombra di un salice, mentre il professor Francesco saliva a bordo del motoscafo. Peppino gli disse che c'era poco carburante nel serbatoio e questi gli avrebbe risposto: Mi basta. Capiremo dopo l'epilogo del suo gesto il significato sottinteso di tale sua risposta, quasi a voler aggiungere: per quello che ho da fare mi basta poco. Dopodiché si allontanò e fu rinvenuto cadavere il giorno 13 ottobre 85, dopo una permanenza in acqua di circa 110 ore. Alla sera, non vedendolo tornare, fu dato l'allarme ed iniziarono subito le ricerche con grande spiegamento di mezzi e di uomini anche volontari, ma con esito negativo fino al 13 ottobre 85. Allora, il giorno 9 ottobre 85 fu avvistato il motoscafo del professore, ma senza lui a bordo, nei pressi del castello diroccato dell'isola Polvese. Dal controllo sull'imbarcazione si poteva constatare che non vi erano persone a bordo e non vi erano segni di colluttazione e tutto era in ordine. Le chiavi dell'accensione, in posizione e il cambio di fuori. Un pacchetto di sigarette di marca Merit, una scatola di cerini e un paio d'occhiali posti belli in ordine e in bella vista sul sedile accanto a quello di guida. Quando fu rinvenuto il cadavere si constatò che questi indossava pantaloni jeans, giubbetto in pelle di renna marrone. Ce l'aveva addosso il giubbetto in pelle di rena, allora l'hanno tolto. Prego. Ci sono testimoni contrastanti su questo. Bravo Claudio. È vero, ce l'ho presente anch'io. Uno che dice ha visto il giubbotto su lì e l'altro che dice ha trovato. Uno ha visto il cadavere col giubbotto, l'altro ha visto il giubbotto dentro la barca. Stai a vedere che hanno scherzato quando hanno fatto il cadavere. Sta dicendo che Narducci si è suicidato, sicché ha voglia a discorsi. Pasquini pensa ancora al suicidio. A favore dello scambio di cadavere. Pensa ancora al suicidio, quindi siamo nel 93, lui pensa ancora al suicidio. Sì, camicia mocassini marrone, la cintura al suo posto ed il portafoglio in tasca. Ci si pone una domanda: perché prima del suo ultimo gesto ha avuto la freddezza e lucidità di togliersi gli occhiali? Aspetta, ho perso di più. Eccolo lì, l'ho perso. Le sigarette lasciandoli in ordine, bella determinazione. È successo qualcosa? Tasca propria. State facendo rumore. Non toccate Petri, dicono i mostri di Firenze. Non toccate Petri. In effetti, prego, andate. Dite. Qui, perché Petri è assolutamente ossia quello che nel caso del rinvenimento tardivo del suo cadavere dal lago e sia per il processo di saponificazione e di decomposizione non fosse stato possibile riconoscere nel cadavere, il suo portafoglio lo avrebbe permesso. Non lo si può escludere, vista la pianificazione del suicidio, che poi ancora il giorno di quest'ultimo, suo martedì, non aveva toccato cibo volutamente, forse con scopo di non far credere alla sincope da congestione e trarre in inganno il medico legale sulla varietà
la verità del proprio intendimento, o forse perché avrebbe mangiato in aereo nella rotta verso il Sud America. Si è anche saputo in quel giorno, questo l'ho detta io, si è anche saputo che il professor Francesco nella stagione estiva non era mai stato al lago, perché ne aveva sentito il bisogno, diciamo, ormai in quel periodo fuori stagione, senza dirlo ad alcuno, sia ai familiari. Si dice il rosso del Mugello. Il rosso del Mugello. Il rosso potrebbe essere così, il rosso del Mugello. Quindi, in base a tali considerazioni oggettive, egli voleva che il suo gesto venisse considerato come egli voleva che fosse, e non frainteso e poter far capire chi era, ricollegandolo sottilmente alla quasi profezia del professor Abram, quando diceva, parlando dell'uccisore: certamente siamo di fronte a un individuo fondamentalmente affascinato dalla morte, questa fascinazione distruttiva fa sì che, arrivò a dire, se in Italia ci fosse la pena di morte, forse egli si sarebbe già costituito, perché è affascinato dalla volontà di concludere la sua storia con la sua stessa morte. Quello che credo lo spaventi di più è di passare anni inattivi dentro la prigione e riflettere su se stesso. Quindi lui, sostanzialmente, data la perizia di Abram, dice: Narducci si è suicidato perché così non rischia di non finire la sua vita in galera. Cioè, però sono congetture. A supporto di questa mia ultima considerazione, cioè della pianificazione fredda e calcolata del suicidio, ne è prova di fatto che il giorno di mercoledì 9 ottobre 85 avrebbe dovuto partecipare al convegno nazionale sul tema stomoterapia oggi, che si faceva a Villa La Colombella a Perugia, ed il professor Francesco Narducci avrebbe dovuto parlare di valutazione funzionale dell'ileo anatomostomosi, e che aveva a riguardo preparato un accurato studio arricchito anche da diapositive, seguitando a lavorare normalmente, senza disdire la sua partecipazione a tale convegno. Gli anatomosi sono le sezioni degli organi interessati dalla gastroenterologia dello stomaco. Prego, prego. No, gli stomi sono delle aperture per arrivare all'ilio, cioè un sistema di aperture, di tagli. Non erano delle foto? Sì. Sono delle specie di lastre. No, sono dei tagli, sono degli interventi chirurgici. Ah sì, scusate, sì. Ah, vedi che ignoranza etimologica. Sono dei tagli che lui presentava. Il scientifico sta meglio le tecniche per arrivare all'ileo. Io dice di temnotomos, di tagliare. Allora pensavo una sezione trasversale dello stomaco, ma invece no, non dir cazzate. È un taglio, vedi, perché la dice temno tom, esatto, tagliare. Scusate, senza desiderare la sua partecipazione a tale convegno, mascherando perfettamente il suo disegno di suicidio ed arrivando senza intoppio a perpetrarlo secondo il suo volere. Quindi una vera e doppia personalità, un altro caso di dottor Jekyll e Mr. Hyde. Gli inquirenti delle indagini sul mostro di Firenze dicevano che questi si intendeva di fotografia e forse usava per i suoi spostamenti un mezzo più piccolo, più occultabile di un'auto, e cercavano una motocicletta con targa. Il professor Francesco Narducci si intendeva di fotografia, anche se in modo dilettantistico, ed usava due motociclette, delle quali una a suo nome, che ne è conosciuta la targa, e altre due tessere del mosaico. E qua c'è. Quindi le teste del mosaico sono che gli inquirenti cercavano uno che si muoveva in moto e che si intendeva di fotografia, e Narducci è entrambi le cose. La Honda 4 Super Sport 400 4 cilindri, velocità massima 170 km. Il verbale di ricognizione cadaverica fu eseguito dalla dottoressa Donatella Seppoloni, funzionario medico dell'USL del Lago Trasimeno, su richiesta del magistrato di turno. Tale ricognizione fu eseguita dalla suddetta sul cadavere del professor Maria Narducci Francesco, la morte del quale è stata diagnosticata per asfissia da annegamento per causa accidentale avvenuta in data 8/10/85, ed il nulla osta ai familiari per il soccorrimento della salma veniva dato dal medesimo magistrato. Ecco, queste sono le sue considerazioni. Nulla osta non è stato dato dopo che la salma è stata tumulata,
E lì c'è tutto un discorso, ci sono due certificati, poi hanno cancellato la data, è complicata, lì al cimitero ci arriveremo, ci arriveremo al cimitero di Perugia. Ci arriveremo. Prossimamente. Ecco, queste qui erano le sue riflessioni, erano le riflessioni di Pasquini. Dopodiché passa ai consigli, cioè lui Qui, dice, questi qua. bisognerebbe fare questo tipo di indagini, le possibili indagini degli inquirenti. Quali Vai, altre Tony. indagini postume gli inquirenti possono ora fare in forza dei dati e delle informazioni loro raccolte per poter dare una risposta a tutti gli interrogativi posti dalle voci da me riportate e descritte dalle mie ricerche e studi fatti su di esse? Certamente, un accurato controllo e raffronto dei dati, il loro possesso con quelli ricavati sul conto del full professore Maria Francesco Narducci. Un'analisi approfondita. Sia da parte del professor Francesco De Fazio che da parte del professor Giorgio Abraham, che su tale persona, indagando sul suo passato, nella sua infanzia, interrogando i genitori, i familiari, la moglie, gli amici, per focalizzare i vari periodi della sua vita e per tracciarne un quadro psicologico, accertare il numero delle sue scarpe, il numero dei guanti chirurgici che solitamente indossava, ma anche di quelli che avrebbe potuto eccezionalmente indossare, verificandone il tipo, la struttura, la provenienza e comparandone i risultati con quelli in loro possesso. Verificare la struttura, la marca dei cerini e dei mozziconi delle sigarette rinvenuti sul lago e sui luoghi dei delitti del mostro, comparandoli con quelli rinvenuti sul motoscafo del Fu Narducci. Verificare le descrizioni fatte da vari testimoni circa le persone che i medesimi dicono di aver veduto sul luogo del delitto, facendo anche vedere loro l'effigie del fu professor Narducci. Verificare se fra le auto che sono state vedute il giorno del delitto, nella zona del medesimo, da eventuali testimoni ce ne fosse una del tipo di quelle da me segnalate come appartenenti al Narducci e o dal medesimo usate. E lo stesso dicasi per quelle auto segnalate agli inquirenti dai casellanti dell'autosole, transitate con una sola persona a bordo nelle notti dei weekend. Eseguire gli stessi controlli e confronti sulle targhe e sul tipo delle motociclette segnalate, con quelle appartenute al professor Narducci. In ultimo, accertate il suo gruppo sanguigno per compararlo con quello del mostro, se non fosse possibile ricavarlo da ricerche fatte sia negli ospedali dove il professor Francesco Narducci ha operato, che in altri luoghi possibili. Ordinare la riesumazione della salma per eseguirci indagini autoptiche ancora possibili e per determinarne il gruppo sanguigno. Si ricordi che l'uccisore ne ha uno abbastanza raro. In merito alle analogie, è bene evidenziare e ricordare quello che riportò la Nazione del gennaio 88 circa le parole del professor De Fazio a proposito del mostro. Ha un gruppo sanguigno particolare. Si è detto che si occupa di fotografia, anche se in maniera amatoriale, e ancora i mass media sono il suo specchio, un mezzo su cui riconoscersi, altrimenti perderebbe la sua identità. Ma un gruppo sanguigno, aggiunge il criminologo, non può certo identificare il responsabile di un reato. Diciamo che è una percentuale del 30%, se questa possibilità viene unita ad altri elementi. È certo singolare che una persona assommi in sé tutte queste sfortune. Certo, si può dire che è vittima di diverse circostanze sfortunate per lui e anche che alcune di esse se le andate a cercare. Ora la magistratura può finalmente far luce e dare una risposta agli atroci dubbi che attanagliano ancora le menti dei conterranei del fu professore Francesco Maria Narducci sul suo possibile operato. Estraniandolo ed assolvendolo se è ritenuto innocente, rendendo così onore alla sua memoria e pace alla sua anima, o condannandolo se è ritenuto e giudicato colpevole senza ombra di dubbio. Ma di dubbi ce n'è tantissimi, però, dando un nome finalmente e un volto all'eseguitore di tanti orrendi delitti, e giustizia e pace alle povere vittime e ai loro poveri genitori e familiari. E giustizia a tutti coloro i quali per tanti anni non si sono arresi a tanta inspiegabile crudeltà, credendo nella giustizia divina e in quella degli uomini. Valerio Pasquini. Ecco, qui nella foto vedete Narducci nella villa di San Feliciano, sta festeggiando con degli amici. Quel tavolo che è adesso imbandito è probabilmente il tavolo
sul quale, secondo la versione di Izzo, fecero la cerimonia macabra alla povera Corazzine. Ed è un tavolo che è sbeccato in un angolo, come descritto da Narducci. Come descritto da Izzo. Adesso Che è particolare finito il il tavolo. rapporto Pasquini, è finito il rapporto Pasquini. A me sembra un rapporto fatto con buon senso. Lui fa una serie di ventini, dice: io farei questa ventina di verifiche. Tra queste verifiche che dice lui, ci sono tutte quelle che fece poi Mignini, solo che lui lo dice nel 93, lui lo dice nel 93 di riesumare la Samba. Perché? Per gli stessi motivi per cui la farà riesumare Mignini, perché non c'è stata l'autopsia, perché c'è sempre il dubbio che non sia stato un suicidio, ma un omicidio, no? Ma lui pensava al suicidio, quindi tutta questa Questo dico, architettura ma infatti lui dico, pensava al suicidio, lui pensava al suicidio e voleva la riesumazione per controllare che non dicono fosse lo scambio di cadavere e il gruppo sanguigno. ma scusa, Ecco. cos'è che fece Narducci sul tavolo? Su quel tavolo lì ci fu la violenza sessuale Ma alla come ci Corazzini. fu? Ma perché parli all'indicativo? Parliamo al condizionale. Diciamo, ci sarebbe stata, secondo il super inattendibile fetifrago ammazzatore di ragazze, uomo di merda, ammazzatore di bambine, stupratore orale di bambine e poi assassino di bambine, e dici te come è andata la fatta, e che fino a dirlo, dici dove è il corpo della corazzina, cerchiamo. Sì, ma io l'ho detto che secondo Izzo. Poi un'altra cosa che mi ha colpito di questo memoriale è che gli inquirenti cercano un uomo esperto di fotografia e mi chiedo il perché. Forse perché pensano che fa le foto ai cadaveri? Ad esempio la foto di Rabatta che è messa in una posizione che sembra iconica? Sì, Non lo questa so. credo sia una suggestione che possa Attenti essere amici, quel data. delitto voi non c'eravate, non lo conoscete. Attenti, comunque apprezzo il vostro sforzo di lettura di quel caso, però voi non c'eravate. E dico, cosa volevate dire con Perché è Rabatta? Izzo Che che delitto dice, tra dice l'altro. il tipo? Sono proprio curioso di sentire di cazzo dite. Sentiamo. No, perché è Izzo, tra l'altro, che dice che si facevano foto e filmini durante questi rituali. Va bene, adesso si passa alla Consolata Corti in arte Vittoria Aziel. Eccone un'altra, signori e signori, il freak show continua, il circo continua, eccone un'altra, lei proprio è famosa. Io ho un minimo No, no. sempre, prego. Pasquini serio, Pasquini Va serio. bene, va bene. Abbiamo presentato Izzo, ce ne sono proprio, e adesso la famosissima Maria Consolata Corti, io voglio tornare Vai, vai con le famosissima. foto. Ah, andiamo. Ma è questa? Io. Sì, questa qui è lei al matrimonio. Bella Lui donna, è un professore comunque. universitario, Francis. Sì, è chiaro, è chiaro. Sì, si vede, si vede. Si vede, Però dai. lei non mi fate parlare, per favore. Comunque c'è da dire molto, io approfondirò. È storia, io approfondirò. Guardiamo cosa dice, se diciamo le stesse cose. Vai, vai. Vai, allora, io continuo a leggere e ribadisco che ora vi scrivo l'IBAN perché qua ancora si Ma lei fa. cosa fa? Non è religiosa lei, è contro Dio? Ecco perché dice le cazzate, l'ho capito. È per questo che dice cazzate. Io questo Ah, perché libro te Dio è l'ho messo maschilista, Dio è apposta. maschilista. Dio è maschilista, ecco perché ha perso la testa e ho capito che è una solita confusa che nega. Io voglio fare l'imam islamico o il rabbino ebraico, però non posso fare apostasia, però vorrei essere un imam, ecco, io ho il cuore di un imam, prego, anzi di un mullah, ho sbagliato, prego, prego. Te l'ho messo apposta questo libro Ecco, non e dovevi Dio negò scrivere la mente. questa storia. E poi Dio con la minuscola perché sei brava, capisco. Il Daimon socratico, bellissimo, Bravo, bella donna, bravo. Vittoria Aziel.
Aziel, un po' satanico anche questo nome di Nom de Plume, un nome No, no, che no, che non conoscevo. satanico, è un angelo Aziel, è la vittoria dell'angelo. Teologia o demonologia, parliamo di non so se sai cosa Sì, certo, adesso. allora comunque prego, 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 benissimo, benissimo. Ho sbagliato dicendo satanico, hai ragione, dovevo dire No, demoniaco. però sì, però anche Lucifero era un angelo, sì. Non mi dire, è una figura che mi affascina estremamente, l'angelo caduto, la stella del mattino, prego, prego. Vai, Tony. Dopo questa live alzerò i cachet, ragazzi, perché Sei di un fatto. grande, sei un grande capitano, si spacca il culo 12 ore al giorno e la sera fa gli straordinari come il piccolo. Ricordati che hai un modello letterario archetipico su di te che è il piccolo scrivano fiorentino. Bravissimo, bravissimo. No, no, Però no, Tony. No, il mio modello, te che hai studiato, è Candido di Voltaire, capito? ma lì, ma te sei più, ti vedevo più dinamico, Candido è un soccombente alla fine, però va Eh no, ma bene. Candido, te l'hai capito qual è la conclusione di Candido, va No, bene? no. Sì, che io vado a coltivare il mio orto. Allora, Ah, come Diocleziano. Scusate, non certo. diciamo proprio di queste parole. Prego, prego, insomma. Vai, vai. No. Asiel Vittoria. Da questa esoterica satanica parlò anche una strana testimone, Maria Consolata Corti. Qui c'è una citazione dal blog, vedi che mi devono pagare, mostrodifirenze.com. È il vostro Maria microfono che pecca contro il Signore. Consolata Corti, nata a Pisa nel 1947, regista televisiva e autrice di testi e sceneggiature per il teatro. Giornalista, scrittrice, regista, si è laureata in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma. Fermi tutti, questa è un'altra della nostra ricerca sotterranea di capire se la laurea distingue i coglioni dagli intelligenti. Ecco, laurea, io ucciderei per essere laureato in giurisprudenza, ho un'ammirazione per chiunque ha conseguito, cioè ho l'orgoglio della mia, ma se mi dici mi sono laureato in legge, guarda, cioè veramente che ammirazione. E questa che è, cioè, proprio è delirio, è laureata anche in giurisprudenza, è incredibile, prego, prego. Per anni ha firmato articoli e rubriche su numerose testate cartacee e online, E fra cui. quello è un titolo di demerito perché sono i malati mentali, scrivono articoli su riviste, concorderete con me. Prego, Fra prego. cui Vanity Fair e Corriere.it. Ha pubblicato vari saggi e romanzi con lo pseudonimo di Vittoria Asiel. Asiel è l'angelo dell'amore universale, che ci Mamma permette mia. di trasformare ogni forma di negatività con la bontà e la Va gentilezza. bene, valori, presupposti condivisibili, come dicevo io, prego. Sposata con Giorgio De Rienzo, professore universitario, critico letterario, scrittore e linguista italiano. Che era quello nella foto che vi riproponiamo, io immagino, Claudio, giusto? Sì, questo qua. Ha avuto due figli, adesso ha quasi 80 anni, quindi rientra Ah no, ha nelle. ragione Martinelli, è vero, dico cose sbagliate perché io voglio proclamare la mia adesione politica al programma dell'onorevole Ascari. Io ho un problema con i 5 Stelle, però tutti quelli che ho conosciuto ultimamente, devo dire, Ascari mi ha fatto venire voglia di votare per lei, non per il partito, mi ha fatto venire voglia di votare per lei. Poi c'è anche quel bellissimo uomo di Giuseppe Conte in quel partito, quanto è bello, cavoli. E qui, ancora più bello, è questo sticker del nostro grande fan Angelo Cusano. Grande, ti voglio mandare la mia maglietta autografata e un mio selfie personalizzato perché sei un fan fedele. No, oh, Ok. questo 1,99 sono miei, Ti mando una cosa firmata, Angelo. li ha mandati a Vogliamo me. bene. Però io mi sento male. Io Scusate, leggo. ce lo dico a tutti. Ecco. Perdoni, giusto, giusto, giustissimo, giustissimo. Grande Angelo, vorrei venire in cravatta qui a Angelo, prenderci ti il culo. giuro, Perdoni, clic. allora mi fate leggere sta consolata. La Tanto sua prima, abbiamo tutta la notte, vai tranquillo, vai. no, non ce la faccio più. La sua prima testimonianza fu nel gennaio 1987, quindi dopo circa un anno e qualche mese dal delitto di Scopeti, quando aveva circa 40 anni, telefonò in questura per riferire notizie sul mostro di Firenze. Il 20 gennaio 87, il dottor Gennaro Monaco, all'epoca primo dirigente della Polizia di Roma, su richiesta
del questore di Roma dell'epoca, dottor Monarch, invia un proprio funzionario, il dottor Robert Nash, presso l'ospedale Filippo Neri, da dove Maria Consolata Corti, come si può vedere. In seguito la corte indicò una donna come primo contatto che l'accompagnò in questura e non Robert Nash, che non ha mai conosciuto. Il dottor Nash, dopo averla scortata, accompagna la corte negli uffici della squadra mobile. Qui la donna gli manifesta i suoi convincimenti con frasi sconnesse, senza alcun senso logico. Bene, per cui, dato l'evidente stato precario di salute psichica della corti, sempre secondo il Nash, avevano provveduto a contattare Capito, capito, non scivoliamo su queste cose. la di lei, Quindi la madre del Corti, perché dottore. dissero che la Corti potrebbe essere troppo emotivamente coinvolta nel caso, vero? Cioè un TSO praticamente. No, no, no. Ah, È secondo il Nash. no, mi Andate sembra fino in di fondo alla storia. ricordare che il giudice ordinò. Mi confondo forse, prego, prego. Questa è la versione di Gennaro Monaco. Questa versione verrà Esatto. smentita categoricamente da Maria Consolata Corti. 3 anni dopo, il giorno 5 novembre 90, sulla rivista settimanale Visto, esce un trafiletto in cui compare un'intervista rilasciata al giornalista Maurizio Caravella da parte di Maria Consolata Corti. Questa è una parte del testo. Il mostro di Firenze è un personaggio molto noto e potente, con una doppia identità, e fa parte di una terribile setta satanica. È un uomo di 72 anni che lavora Fermi, per... vedi che lo dice, stop, vedi, dice il mostro di Firenze è un uomo di 72 anni, no? Siamo all'87, Allora, ok? di Qui origine siciliana. siamo nel pieno del delirio di una persona, questo è un testimone esemplificativo di come la gente sia allora che oggi perde la connessione con la ragione per introiettare e proclamarsi lettore esclusivo della verità. E questo è un altro esempio patente, qui potete giurarci che sono cazzate, però per carità, ecco, qui siamo nel cuore del delirio. Sentite, a 72 anni, senti, senti. Che lavora per i servizi segreti, di origine siciliana, ma che ha vissuto a lungo in Toscana. Tutto Forse invece è la verità, è tutto vero, cazzo. vero. Gli investigatori dovrebbero già conoscere il suo nome. Mi ha confessato che i membri della setta uccidono l'uomo e la donna nell'atto di accoppiarsi per uccidere Eccoci. l'amore e colpire Dio. Parlano Mi di ha noi, eccoci, ecco. E colpire Dio, me lo ricordo, all'87 io leggevo già i giornali, me lo ricordo proprio. Ma questi facevano, va bene. Mi ha detto anche, io strappo il pube o il seno con un coltello mille usi e lo Sì. faccio non solo per odio, ma perché secondo la setta, durante l'atto sessuale il corpo libera energie di cui ci si può servire anche per curarsi o per aumentare la forza fisica. Il 13 novembre 91 è la SAM che chiede delucidazioni alla Questura di Roma sulle dichiarazioni della Corti. La Questura di Roma rispose dicendo che il dottor Robert Nash si recò presso l'ospedale Filippo Neri, da dove la donna aveva telefonato, aveva appreso della donna, dalla donna che alcuni comportamenti del dottor Gennaro Mangano, dirigente superiore della Polizia di Stato a riposo, con cui da qualche mese intratteneva una relazione sentimentale, l'avevano impaurita, avendo compreso che il funzionario potesse essere il cosiddetto mostro di Firenze. Quindi è Gennaro Mangano. Tale ipotesi le era nata dopo aver osservato alcuni comportamenti del suo amante nei momenti più intimi. Si trattava in particolare del fatto che costui durante gli amplessi non diceva alcuna parola e che lo stesso era solito farsi la doccia con acqua gelida. Quindi, nonostante l'assoluta mancanza di credibilità della donna, che peraltro appariva non nel pieno possesso delle sue capacità mentali, aveva Ecco, accompagnato capito. la corti negli uffici della squadra mobile. Qui la donna gli aveva manifestato i suoi convincimenti con frasi sconnesse senza alcun nesso logico. Per cui. E a quell'epoca c'era anche un'altra donna che accusava sparata uno che venne appunto poi anche certificata. Quindi questo trend,
di femmina accusans, di donna che arriva rivelando, cioè pensate che Maria Consolata Corti è semi un omonima di Maria Concetta Corti, altra mitomane o no, nel caso non era una mitomane ma non venne creduta, che accusa il fratello di Riccardo Fogli e tre sbirri neofascisti a Firenze di essere responsabili di rapine e attentati da banda del Drago Nero. Comunque avanti, avanti. Per cui l'evidente stato precario di salute psichica della Corti aveva provveduto a contattare telefonicamente la madre Elena del dottore per affidargliela. Il 24 maggio 2001 Maria Consolata Corti viene ascoltata a verbale sia da Paolo Canessa che da Michele Giutteri. L'incontro avviene in una località imprecisata del Piemonte dove risiedeva. La Corti precisò che cercai telefonicamente il questore di Roma che era amico di mio papà e fui portata successivamente alla squadra mobile in via nazionale dove parlai con dei funzionari. C'era anche un'ispettrice che mi accompagnò, quindi c'era una donna, Robert Nash, che non risulta in nessuna relazione di servizio. Ciao caro Roberto. Ciao Roberto. Claudio, torna, non ti offendere. Non ti offendere, scherzavo. È vero quello che dice la Corti. L'hai non buttato fuori. Allora, ecco, no. Signori, è tornato Claudio Costa, ecco qua. Dai. Nella suddetta circostanza la test negava decisamente la relazione sentimentale con Gennaro Mangano e negava decisamente il contenuto della relazione del dottor Mori sulle precarie condizioni psichiche e negava l'affidamento alla propria madre. La Corti rivela che il padre, funzionario del Ministero dell'Interno e poi questore morto a 54 anni, le aveva rivelato di aver conosciuto un agente operativo dei servizi segreti che era adepto di una responsabile degli omicidi delle coppie. Dopo la morte del padre, avvenuta per un sospetto tumore, la Corti ritrova un foglio usato dal padre per fare un aeroplanino ai nipoti piccoli, al cui interno ha segnato il nome della persona in oggetto, accompagnato da una nota. Tutte le piste portano lui, è possibile che nessuno se ne sia accorto. Capito? Sapete chi è? È questa la bella donna Maria Consolata Corti? Sì, questa qui era Consolata Corti 20 anni fa. Quindi bella aveva donna, già bella donna, laureata in giurisprudenza, tutti gli ingredienti per poterti per intortarti, cioè per essere. E voglio dire, aspetta, maledizione, non mi ricordo più, andate, maledizione. Io ti sento malissimo, ma perché? Come mai? Cosa succede? Pure io sono il numero uno, mi sentite molto bene, vero? Mi sentite molto bene. No, comunque lei nega tutto, quindi la versione che danno di lei che era pazza, che diceva frasi senza senso, non ha riscontri, non è vero che l'hanno affidata alla madre, non è, cioè lei nega tutto, è la versione del funzionario che è Monaco, il funzionario è Monaco, mentre Mangano era quello con cui lei era in macchina, che Nash dice che era sua amante, ma lei dice ma non è mai stato il mio amante. Io Claudio Scott sbaglia. Permette di rintracciare l'uomo con il racconto dell'uomo avviene dopo svariati incontri fra i due ed è particolareggiato sulla sua azione omicidiaria e sul fatto che gli identikit erano tutti falsi, dato che loro portavano maschere diverse ogni volta, come il film, come si chiamava. La Corti fornì precise indicazioni per l'identificazione dell'uomo. Quest'uomo ha lavorato dal 1968 all'85 a Firenze. Era di origine siciliana, sposato con un figlio, occupato di terrorismo e criminalità organizzata. Siete voi, non sono io. Sono le cuffie, devi togliere le cuffie, Claudio. Siete voi, non sono io. Io sono perfetto. Il 15 settembre 2001 esce un'intervista della signora Maria Consolata Corti sul quotidiano Il Messaggero. L'intervista ha sempre come argomento i fatti accaduti nel gennaio 87. L'articolo viene riportato per intero sul libro Il mostro di Firenze di Fabio Gariani. E calla. Però. Testo dell'articolo. Mio padre è morto in circostanze misteriose a 54 anni. Aveva sospetti su quel collega. L'ho capito dopo, ricordando l'episodio di quando vivevo nella casa dei miei genitori. Un giorno trovai in cantina uno degli aeroplanini di carta che papà faceva
per uno dei miei bambini. Per quello aveva usato un foglio dove c'era un appunto dove il nome di X e una no con il nome di X e una nota che diceva più o meno: tutte le piste portano a lui. Possibile che nessuno se ne accorga? Strano, è proprio l'aeroplanino in cantina. Davvero possibile che c'è solo te che vedi tutto e ne conosco diversi che hanno trovato il posto di Firenze, credo che uno l'hanno identificato loro. Quanto ricorre, mi sembra di vedere dall'esterno, mi chiedo se queste persone non si rendono conto. Ecco, loro voi ci siete riusciti. Prego, prego. Nell'85 mio padre viene ricoverato in una clinica romana per un sospetto tumore. Venne operato e poi trasferito in ospedale in rianimazione. Prima di morire disse: Assassini, siete una mafia. Chiedemmo un'autopsia alla presenza di un nostro medico, ma la fecero in fretta e furia dicendoci: È venuto un dottore che ha detto di essere mandato da voi. Non era vero. Quindi presentammo denuncia alla questura di Roma, ma fu archiviata. Nell'86 mi occupo del mostro per la trasmissione Rai per cui lavoravo e mi viene in mente l'aeroplanino e le ultime parole di mio padre. Chiesi l'appuntamento a quell'uomo con una scusa. Al secondo incontro mi propose un lavoro illecito. Dovevo trovare persone disposte ad acquistare titoli accademici e titoli nobiliari falsi. Ma io dissi di no, che mi voleva inguaiare. Ci siamo visti però altre volte. Lui ha iniziato a fidarsi, notato che molti anni prima si era innamorato di una ragazza allontanata da lui, dalla famiglia, disse che aveva iniziato a odiare le persone che si amano. Mi confessò di essere entrato in una setta che uccideva uomini e donne al momento dell'accoppiamento, che aveva commesso anche altri delitti, oltre a quelli attribuiti al mostro di Firenze, ma che i cadaveri non erano stati mai trovati. Mi raccontò particolari tremendi, che aveva tagliato pube e seni ad alcune delle sue vittime con un coltello multiuso. La setta li usava per dei macabri rituali, ritenendo che durante l'atto sessuale venissero liberate energie che possono essere utilizzate per curare malattie o aumentare la forza fisica. Disse cose pazzesche, tipo: i veri mostri sono quelli uscire farsi identikit, come quello che ha portato un barista al suicidio. Il vero identikit, questo era di Montale, di dove era? Di Quarrata. Il vero Di identikit non è Filippo Alessandri, Alessandro Filippi, come si chiama? Sì, quando ha quello iniziato, dei. maschere sempre diverse. Ero terrorizzata. Andai alla mobile di Roma a raccontare tutto, ma mi dissero di lasciar perdere. Allora, Carlo, no, è la prima volta che viene descritto un movente satanico esoterico. Claudio, vuoi parlare a te? Sei scomparso, l'hanno mutato. È Claudio il colpevole, vedi che si è mutato come me, Ah, devi maneggiato. sei Ok, te smutato. Ah, attivamente. No, sei te che l'hai disattivato. Te sei disattivato il microfono. È successo quando hai tolto la cuffia, forse. Eccoli i problemi su me. Il peccato di Claudio Costa. Vediamo quale prossimo punto. E la attente a questo, anche io ho risolto il caso. Lo spoileriamo. Dice Frenzy, sei tu sentite? Davide. Ora sì. Mi sentite? Perché non. Ora sì. Vabbè, allora, è la prima volta che viene descritto il movente satanico esoterico, siamo nell'87, di una setta. Parla di setta. Tra l'altro c'è questo signore, su anziano, lei parla di 70 anni, boh, non so, a me ricorda una persona, poi magari ne parliamo. Quindi è legato ai servizi segreti, molto simile a quello che descriverà 20 anni più tardi Irene della setta di Sansovivo, con i feticci che vengono usati per fare i macabri rituali. Può darsi che abbia inventato tutto, può darsi, però poi sono coincidenze che tornano. Dice che usano maschere e ci sono due testimonianze che poi vedremo nella live su Narducci, che sono due infermiere che dicono che nella casa di Narducci, voce ovviamente, trovarono maschere, parrucche. Ecco, e lei dice che tutto quello che, cioè,
Lei fa questa dichiarazione spontanea, ha paura, e come la prendono? Dicono che è pazza e la mandano via e basta. Poi vedremo che Giuttari invece andrà a indagare su questo Monaco, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, perché Gennaro Monaco, che è quello che manda via la Corti, è quello che bloccherà l'indagine a Giuttari. Adesso poi lo vediamo con calma. L'unico aspetto esoterico che era stato finora toccato per il mostro di Firenze era il rapporto Bruno, all'interno del quale c'è un accenno di non si sa se la Lucchesi, che sarebbe la moglie, no, la Costanzo che è la moglie, o la Lucchesi che è la criminologa, non si sa chi l'ha scritto. Adesso lo leggo. Questo fa parte del rapporto Bruno, è quello che non è mai arrivato dopo. Cioè, i delitti sarebbero opera di più aggressori, un delitto dunque collettivo, forse un tipo particolare di comunità religiosa segreta, una setta che attua una specie di magia nera che attraverso propri giuramenti e codici inneggia a un loro dio, compiendo così sacrifici con macabri ed immondi riti, allo scopo di potenziare lo spirito umano, mirando preeminentemente al sesso femminile, apoteosi delle loro sacre, ma alquanto profane, funzioni. Ecco, quindi questo qui era l'unico accenno alla pista esoterica che c'era prima della consolata Corti, ma che nessuno aveva letto. Vai pure con il Gilles e Giuttari. Allora, quindi si cita adesso dalla nota del Gides a firma del dirigente Michele Giuttari, inviata alla Questura di Firenze al sostituto procuratore della Repubblica Paolo Canessa in data 4 luglio 2001, data importantissima perché io compivo 21 anni. Il personale dipendente... Aspetta, quando torniamo, bellissimo, torniamo indietro, quando? 4 luglio 2001, 21 anni. Bella la vita, 21 anni nel 2001, Sì, e soprattutto bella il 4 storia. Luglio, quando negli Stati Uniti mi celebrano, tutti gli Stati Uniti celebrano la mia nascita. Lo so, come calderai, è vero, sì, bellissimo. Ricorda, il personale dipendente in Roma procedeva ad assumere informazioni dai familiari della nominata Corti e più precisamente dalla madre e dal fratello. Elena Del Dottore, madre della Corti, riferiva succintamente le esperienze e la vita professionale del marito funzionario di polizia, confermando quanto aveva dichiarato sul punto la figlia. Confermava altresì il racconto della figlia su Mangano, relativamente all'aiuto di quest'ultimo per aver aiutato la Corti a cercare un lavoro nel campo finanziario a Torino. Circa poi l'episodio specifico narrato dalla Corti concernente il Mangano e il colloquio avuto presso la Questura di Roma, del dottore riferiva di aver saputo dalla figlia che questa, tornando in auto da Torino con il Mangano, per una frase o qualche cosa detta dall'uomo, si era molto spaventata e, scesa dall'auto, aveva chiesto aiuto, venendo poi accompagnata a casa da un poliziotto. Aggiungeva di non essere mai stata contattata telefonicamente dalla questura per essere messa al corrente che la prima figlia si trovava lì. Precisava che la figlia, in quella circostanza, era sì molto agitata e spaventata. In relazione poi ad eventuali patologie psichiche della figlia, riferiva che quest'ultima non aveva mai sofferto di alcuna malattia o di disturbo di questo genere, precisando che la figlia è una persona impulsiva, talvolta si innervosisce, ma che il tutto rientra nella completa normalità caratteriale. Ha escluso inoltre che la propria figlia potesse aver avuto una relazione sentimentale con il Mangano, ha confermato l'incendio della cantina della propria abitazione con conseguente distruzione di quello che conteneva, quindi tutti gli aeroplanini. E la del dottore non confermava assolutamente il contenuto della nota relazione di servizio del dottor Gennaro Monaco della Questura di Roma, che, come è noto, nel suddetto atto, tra l'altro, faceva riferimento ad un evidente stato precario di salute psichico della Corti e a contatti telefonici avuti dal funzionario con la madre che, a dire del funzionario, si era scusata per il comportamento della figliola attribuibile, a suo dire, ad un grave esaurimento nervoso dovuto ad alcune sfortunate vicende familiari.
Il fratello della nominata Corti, Giovanni, confermava l'episodio della sorella con Mangano e aggiungeva che la sorella allora soffriva di forti stati di depressione e di euforia, particolarmente nel periodo in cui si era identificato l'episodio con Mangano, ma precisava che la sorella non è mai stata ricoverata per disturbi psichici né era mai stata in cura per tale infermità. Quindi il fratello in realtà conferma la versione. Ok. In relazione al dottor Gennaro Monaco, Rino si è già riferito evidenziando gli illeciti tenuti dallo stesso, che hanno influito notevolmente sullo sviluppo delle indagini sui duplici omicidi in questione, che, come è noto alla signoria vostra, a causa delle vicissitudini professionali di questo dirigente, hanno subito una prolungata fase di stallo, protrattasi per oltre un anno. Infatti, il dottor Monaco, nella sua veste di direttore della polizia criminale, Criminalpol, redigeva atti palesemente falsi che sono stati utilizzati dal ministro dell'Interno per emanare decreti con cui questo veniva sollevato dall'incarico di dirigente della squadra mobile di Firenze, mentre era notoriamente impiegato in prima persona nelle indagini sul filone dei mandanti dei duplici omicidi, all'uopo delegato dalla signoria vostra per essere assegnato a minore incarico, quello di dirigente dell'ufficio stranieri. Durante l'assenza di questo dirigente, le indagini sulla vicenda mostro sono rimaste di fatto bloccate per tutto il periodo. Non essendo state portate avanti le deleghe, a suo tempo rilasciate da codesta Procura della Repubblica, tanto che alla ripresa del servizio da parte del dirigente, nell'agosto dell'anno scorso, la signoria vostra con apposite note rinnovava le deleghe, sollecitandone l'evasione, trattandosi di procedimenti di vecchia data. Anzi, aggiunto che al rientro in servizio di questo dirigente, quando si è presentata l'occasione di rivedere il fascicolo di D'Altilia e in particolare il cosiddetto parere pro veritate del suddetto e al suo tempo fatto recapitare al sottoscritto, lo stesso veniva più rinvenuto agli atti della squadra mobile, nonostante attente ricerche. Dopo il secondo trasferimento subito nel mese di marzo del 2000, su disposizione del dirigente della squadra mobile pro tempore, è stata azzerata la memoria del computer storico della SAM, con salvataggio di documenti in floppy disk. Queste circostanze non possono che essere considerate come sintomatiche della volontà di non proseguire nell'inchiesta, il cui esito ulteriore, evidentemente, una volta trasferito il sottoscritto, non interessava ad alcuno dei responsabili. Pare peraltro chiaro e documentato che il dottor Gennaro Monaco, con la sua azione, ha arrecato il giusto danno, sia all'attività investigativa in corso, volta ad individuare i responsabili quali mandanti dei duplici omicidi in questione, sia a questo dirigente che a causa dei due trasferimenti di ufficio patiti ha subito ingenti danni patrimoniali, morali, ivi compresi quelli della propria immagine professionale di investigatore serio e capace. A proposito sempre del dottor Monaco, giova riferire che Pecoraro Osvaldo, ispettore capo della Polizia di Stato, sentito a verbale su delega della signoria vostra il giorno 7 giugno 2001, a proposito di Alberto Bevilacqua, tra l'altro, riferì la notizia ricevuta e confermata da più fonti che tra questi mandanti vi sarebbe lo scrittore Alberto Bevilacqua, che mi risulta legato strettissimamente al dottor Cavaliere, prefetto Monaco, al dottor Antonio Del Greco e al capo della polizia, dottor Masone. Tutte queste personalità istituzionali avrebbero avuto ed avrebbero tuttora interesse, non meglio per me individuato, a fornire certi aiuti al Bevilacqua, nel senso di non farlo entrare nelle indagini che state svolgendo, come si vede dalle notizie avute dal Pecoraro Osvaldo, che è un ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso il Ministero degli Interni, e lo stesso confermato da più fonti. Il dottor Monaco e il dottor Masone si sarebbero attivati per mantenere fuori dalle indagini sul mostro di Firenze il noto scrittore Alberto Bevilacqua. Ecco, quindi, cosa dice Giuntari? È vero che Maria Consolata Corti, quando nell'87 fece la denuncia, era agitata. Lo conferma il fratello, era in uno stato di euforia e depressione in quel periodo, ma non ha mai avuto cure psicologiche, cure psichiatriche, non è mai stata schizofrenica e lo conferma la sua carriera, cioè non sarebbe andata così lontano. Invece, il Gennaro Monaco,
che la liquidò come malata di mente, dicendo che era sconnessa e parlando di questo Robert Nash che lei non riconosce perché disse che venne una donna a parlare con lei, Gennaro Lo Monaco è quello che toglie l'inchiesta a Gittari ed è quello che fa uscire Bevilacqua dall'inchiesta Ragni Carlizzi. Quindi adesso andiamo su Bevilacqua, vai, la foto, vai con la foto che parlo io. Eccola qua, questo qui è, a sinistra c'è l'identikit del Bardazzi, a destra c'è Alberto Bevilacqua, che io ho visto più volte a Parma, in una sua espressione tipica, che poi aveva il sigaro, metteva il sigaro nell'angolo della bocca, però qui è un po' più in là di età, comunque era stempiato, aveva l'incipiente calvizie anche già negli anni Ottanta. Ecco. Cito la descrizione fatta del Bardazzi. Si trattava di un uomo di circa 45-50 anni, alto circa 1,75, quindi non può essere vigilanti, Dice alto 1,75, vigilanti lo vedi subito che è gigante. Questo ci veniamo a dirlo, è inedito, è normale. Prego, prego, diamo la descrizione di Bardazzi, dell'uomo di Bardazzi per la prima volta, prego. Perché? Non l'avevi mai letta? Io sì, ma è inedita, le mostre di Firenze. Era certamente più alto di me, che sono 1,68 o anche di più, di corporatura robusta, con la faccia abbastanza piena, lineamenti regolari, portava alla mano sinistra, mi pare alla lunare, un anello vistoso, forse con uno stemma, o su quel tipo grosso, mi pare quadrato. L'espressione di questo individuo era un po' diversa, in quanto questi era di faccia burbero, come incazzato. Ecco, per me tra i due c'è somiglianza, però è solo una suggestione. Qual è? Con gli identikit potrai trovarne migliaia che assomigliano al boccalone, quello lì di sinistra. Solo che Alberto Bevilacqua entra nelle indagini perché la Ragni raccoglie la sua confidenza di essere il mostro di Firenze. E quindi la Ragni va in una casa accoglienza. Ma come raccoglie la sua confidenza di essere il mostro di Firenze? Era lei che ha interpretato delle frasi, capito? Non lo so se ha interpretato. Lei dice che lui gli ha detto che era il mostro, era il mostro di Firenze. Ecco, dopodiché parte l'inchiesta e lui mente. Perché tra l'altro anche su questo, io lo dico con sincerità, i Quaglia Flamini hanno fatto delle puntate meravigliose, anche proprio dal punto di vista anche tecnico, letterario, meraviglioso. Sì, ma stai tranquillo Claudio, non ti agitare. 5 puntate su Alberto Bevilacqua. Sì, però poi non ti agitare troppo, stai tranquillo. Ma sono tranquillo, poi non condivido loro alcune scelte che hanno fatto, ma il lavoro che hanno fatto io lo apprezzo. Se cambi fotografia ti faccio vedere l'anello. Ecco, questo qui, lui, Alberto Bevilacqua, non era un nobile, ma suo padre era un aviatore famoso, faceva parte della squadra di Italo Balbo. E questo qui è l'anello. Ricordiamolo però, salutiamo. Vuoi salutare Italo Balbo? Come? Presente? La squadra di Italo Balbo che negli anni 20 fece la trasvolata e che furono tutti purgati da Mussolini che era invidioso di Italo Balbo e quindi anche il padre di Bevilacqua, no? E questo qui che ha in mano questo signore è un anello originale dell'aviazione degli anni 20 italiana che io non lo so, ma può darsi che fosse l'anello del padre di Alberto Bevilacqua. Vai pure, Tony. No, ora bisogna leggere te. Dove sei? Dove vai? E devo cambiare.
Si è scaricato il portatile, quindi devo andare al computer. E te devi far giusta, io faccio. Ora ci si fa una piccola rappresentazione. Questo qui è sempre Alberto Bevilacqua durante le riprese del film negli anni 70. Vedi che c'è già un'incipiente calvizie. Quindi ora vai, non ho il testo, vai pure tu. Ah, non ce l'hai? Fa tutto io allora. Qui se ci avesse i capelli, se avesse la smorfia, assomiglia a quello che il fantomatico rosso del Mugello. Dal rapporto Gides, pagina 226, si reputa opportuno trascrivere la parte del colloquio col dottor Canessa, nella quale è ricompresa la frase incriminata, che peraltro risultava personalmente, per scienza diretta, anche al PM dottor Mignini, mentre si richiama la trascrizione integrale che si sovrappone perfettamente alla prima, della quale si rilevano le difficoltà operative incontrate dal PM Fiorentino all'interno del suo ufficio per portare avanti le indagini, rilasciando le deleghe che gli erano state richieste con la nota del 3/12/2001. E qui si parte con questa trascrizione dell'intercettazione. Questa qui è un'intercettazione casuale, si fa per dire. Io faccio Giuttari. Te fai Giuttari, io fo Canessa. Allora, vai. Un'altra cosa che è sempre brutta, sia pure dopo e dopo aver scritto questo, mi dice: quello era compagno di scuola, quell'altro ci ha fatto il liceo, lo Zucconi, il fratello era in classe al liceo, capiscimi, insomma, io... Lo Yommi, anche con... Lo Yommi, Io direi questo, no, non potevamo andare peggio, guarda. No, non potevamo andare peggio. Io non lo conoscevo, ma tu mi parlavi sempre bene... No, Michele, io mi sono dato da fare per dargli una mano. Una delusione. Hai capito? Un uomo libero non ti delude. Questo non è libero. Questo è... La mia amarezza è stata questa. Si trascrive un altro passaggio del colloquio in questione dove appaiono evidenti le difficoltà incontrate dal magistrato. Sempre Canessa. Anzi, più di vecchia data e che addirittura dice... Guarda Paolo, vieni qui. No, lui lo fa per iscritto, anche perché evita di parlarmi in pubblico, non c'è in maniera distaccata, più o meno distaccata, fatto per iscritto. Ma invece tu, prima di tutto, parliamone. Quindi la causa è chiaramente lui, anche lui, scusami, non c'è un'altra spiegazione. Qui la causa è occulta, illazioni, bisogna chiudere, me l'ha messo per iscritto, come risulta. Peraltro l'inchiesta fiorentina avrebbe dovuto essere chiusa in tutta fretta e la logica conseguenza sarebbe stata che non si sarebbero chiarite le posizioni, tra gli altri, dello Iommi, del Calamandrei, di Francesco Narducci, che invece si sono rivelati interessanti grazie soprattutto agli sviluppi investigativi coordinati da codesta Procura della Repubblica. Ecco, Giuttari non è che l'ha presa proprio bene, sono tutte situazioni concertanti, casuali, però quello che affossa la Corti affossa Giuttari. L'inchiesta fu bloccata a Giuttari, di fatto poi il processo Calamandrei ha avuto l'esito che ha avuto, l'inchiesta bloccata anche Mignini, in due modi la bloccarono Mignini. Prima vi affiancarono due altri procuratori e uno di questi gli metteva i bastoni nelle ruote. Poi con la Micheli. La Micheli ha avuto l'unico scopo di far arrivare tutti alla prescrizione. Ci sono riusciti. Quindi questo qui è...
Questo qui è l'ultima foto, sono i due Giuttari e Minini. L'hai vista l'ultima? Non so se l'hai fatta vedere. Proprio L'ultima sono l'ultima foto delle slide. Canessa e Giuttari. Ecco, io però non mi sento più. No. In fondo. Sì, lo so. Eccoli qua. Giuttari e Canessa, e qui c'è la rottura tra i due. C'è la rottura tra i due perché praticamente Canessa molla. Molla perché Nannucci glielo dice per iscritto. Sono tutte illazioni, sono tutte illazioni. Va bene, io ho finito. Tony Grande, questo qui, secondo me, Tony, questo qui è il format, è un buon format, perché se legge solo uno, poi viene a noia. È meglio alternarsi, leggere, commentare le Va foto. bene, potrei leggere anch'io, sono molto bravo a leggere. Sì, va No, bene. io prima voglio i soldi, poi puoi iniziare a leggere te anche. Audi di merda, sintonizzatevi meglio. A parte Tony ha sempre letto e bene, quindi non Non ti danno abbastanza denaro, secondo è un problema. Voglio più vicino al microfono, comunque ok, tutto ok, mi sentite bene a me? me. Io sì, ti sento. Allora, Kleber non capisce la storia dell'anello. La storia dell'anello è questa qua. Mi sentite? Sì, benissimo. Ecco, la storia dell'anello. Il Bardazzi dice che quello che stava pedinando, cioè che non lo so, quello che era entrato nel bar a vedere Pia, secondo lui, aveva un anello all'anulare. Bevi l'acqua, non si sa se portasse un anello o no. Io nelle foto non l'ho mai visto. Non era di origini nobiliari, non aveva fatto la legione straniera, non aveva anelli particolari, però suo padre era stato in aviazione e l'anello dell'aviazione è quello che ho fatto vedere io. Magari era quell'anello lì che aveva addosso, non lo sa nessuno, non lo può sapere. Suo padre era l'aviatore con Italo Balbo. Grazie Aldo, ci dicono, ci sentono. E quindi queste prospettazioni tornano, è incredibile, queste ombre ricorrenti, fugaci, c'è sempre un rivelatore. E come riusciamo noi a armonizzare? Dove è andato Capitano Antonio? Aspetta, torna da noi, Capitano, ecco qua. No, Ci sono, c'è stato un piccolo nessun problema. inconveniente, Però nulla dico, di. come si integrano Izzo, la Corti, la Carlizzi? Come sono tutti da prendere con le pinze, però non sono così fuori mira come ho sempre pensato, eh. Perché anche la Corti, a rileggerla dopo il Gides di Giuttari, la rivalto un po'. Hai Insomma, via, capito? insomma, via. Certo, come prospettive, È come sempre, cioè, il prospettive. problema è che è sempre voci, non c'è Aspetta, mi mai, dice i mostri di mai. Firenze, manda la foto, ma aspettate, aspettate. È Vai, sempre tutto parlate, parlate. sentito dire Provo, perché è perché un è lungo come racconto, processo. perché me l'ha detto quello, capito? È complicato, Sono magari impegnato. dopo tanti anni, c'è Lo sempre dei so. dubbi, Lo difficile, so, e capito? questa era la pista esoterica di Giuttari e di Minini. Non è che l'hanno inventata i mostrologi, la pista esoterica. Hanno Ah fatto no. loro, no? Minini ha fatto 350 pagine di verbali, e lì ne viene fuori di roba, vedrete. Ma già la Ghiribelli, le indagini su Faltignano di Eh sì, Giuttari. è Giuttari dall'altra parte, col Gides pure centinaia di pagine. Il Gides, sì, ma anche la Sam dei Faltignano, già ai tempi dei compagni di merende. Ah sì, dice bene, Monaco e Giuttari non si volevano bene, ecco, questo è. Però, ma non vi fa pensare che questo monaco salva Bevilacqua
spedisce la Corti come una malata di mente, la spedisce via Ma lo e dice anche toglie lei, lei l'inchiesta. intervistata nel 2003, dice all'epoca dell'Iravo. No, anche quell'intervista non è lei che lo dice, Sì, lo dice, è la però. procura che dice all'epoca dell'Irava, No, lo non è dice lei lei che lo dice. intervistata dai giornalisti. Dicono, ma quando quelle cose che ha detto lei no, non commento, all'epoca dell'Iravo. Lei Ma stessa il ritratta fratello i dice giornalisti che aveva nel dei problemi. 2003. No, L'abbiamo detto stesso la Corte. il fratello dice che aveva dei momenti, sì, di depressione e di euforia, però erano passeggeri in quel momento lì. Oh, ragazzi, se lei tra l'altro stava preparando il servizio sul Mostro di Firenze nell'86, quindi Sì, ho capito, conosceva ma la situazione. la storia dell'aeroplanino è via, cioè come si fa? L'aeroplanino, No, ma va cosa bene, vuoi? va bene. È come altre storie, ma nessuno che parla di un particolare risolutivo dei delitti. Gli unici sono Lotti e Pucci, cioè nessuno che parla dei delitti. Si servono dei delitti, si appropriano della morbosità bestiale dei delitti e non dicono un cazzo sui delitti. Parlano di non so cosa, ma dei delitti, cioè anche fino a Perugia, ma dei delitti, ma cioè Baldi Cambi, Ferruccio Gentilcore, ne parlano come. Così, non conoscendo Firenze, dici vai lì, ma non boh, ce lo spieghi? No, tutti all'esterno. Mi sembra veramente un tentativo di appropriazione. Pa ne parlano loro, ma li avete visti i delitti? E scusate, ma Lotti e Pucci, voi siete d'accordo, no? Solo Lotti e Pucci sono fuori discussione. Ecco, aspetta, ora sono su WhatsApp. Allora, continuate a parlare voi, Senti, grandi amici. Claudio, No, mi sta il prossimo appuntamento vedremo. la prossima live facciamo un Voglio vedere. lavoro in Quale foto, Dario? due. Non c'è foto qui. No, parlate. Ma te stavo La prossima parla. live è sulla dinamica di omicidiaria del delitto di Rabatta che ho ricostruito attraverso un lavoro molto ben fatto di Luca Olla. E parto Ah, io Luca, Luca. nella prima Parliamo anche ora e noi della buona dopodiché Luca? dammi un'anticipazione, ma da che parte assale a Rabatta? Allora, A adesso io le prendo io prendo in analisi destra. Allora, la dinamica di scusate, Zuntini. lo estendo a tutti anche che sono in ascolto. Diteci a Rabatta, io sono forse, non sono la maggiore autorità, però sono quasi la maggiore autorità perché stiamo facendo una cosa, l'imperatore ci ha dato una commissione, quindi ho cuore, ditemi tutti voi, partono Claudio Costa, poi Capitano Antonio e chiunque voglia che è in ascolto, guardiamo se voi riuscite a dire, perché voi, ripeto, voi non c'eravate, cioè, nel senso, voi non c'eravate, allora mi dite da che parte arriva, diciamo così, da che parte sparano, dai, da che parte è. Si spara perché che Stefania viene accoltellata dalla parte del passeggero, si sa. Da dove partono gli spari? Dalla parte di guida o del Allora, passeggero? no, dai passeggeri. Secondo Zuntini Lo dal so, lo so. passeggero. Io sono come sono, sono sta, sto per entrare come Zuntini. Ci sarà la versione di Zuntini, i disegnini e poi ci siamo noi. Io e un mio caro amico di cui non faccio il nome, faccio solo il cognome, Piccione. E quindi sarà una cosa molto importante. Quindi bisogna dire la verità. Stavolta non dobbiamo scazzare. Zuntini dice di là, Segnini dice di là. Lo so bene. Allora, voi a ragion No, veduta, grande Segnini, ma prima di Segnini lo dice De Fazio a sinistra. De De Fazio, Fa il mio preferito. Però dite io cito De Fazio, io cito De Fazio. guidatore passeggero perché io sono ritardato. Dite perché io devo capire che voi tutti aiutate e spiegate. Allora, quindi. Guidatore o passeggero? Se dici passeggero, gli spari. Passeggero, spari e accoltellamento. Sempre lo stesso momento. Ma ascolta, ascolta, questo qui lo vediamo tutto con i bei disegnini fatti da Luca Olla, bellissimo, si capisce tutto la settimana prossima. E Guardate, dopo io. di me, quindi io inizio e poi entra Aldo Villagrossi che Ah, presenta cavolo, bellissimo. il suo lavoro su Signor Aldo. Baccaiano, sulle
per colazioni di De Gocchia. Cioè, io voglio dire, te e Villagrossi che parlate dei delitti che io meglio conosco, sarà una Sì. vostra. Io vi criticherò profondamente che venite a Sì, spiegare i è un delitti miei. rischio, siamo coraggiosi, ma il coraggio premia, ecco. Io sarò il vostro primo critico, altro che i mostri di Firenze vi sembreranno passeggiata al Sì, confronto dei critici. andiamo incontro al boia. Autorità superiori e oracolari hanno deciso che l'attacco viene dalla parte guida. Quindi voi chi siete per opporvi alla determinazione ultimativa che è stata formulata e di cui io mi farò controvoglia latore, di cui mi farò mio malgrado latore? Quindi l'attacco deve venire dal posto guida, così hanno deciso e così dovrà essere, noi scriveremo nel bronzo così. Quindi No, no, intervenite se l'attacco viene dal passeggero. volete. Sto per scrivere nel bronzo che l'attacco viene dal lato guida agli spari, quindi convincetemi del contrario, voi Sì, dite ti le convinco cose. del contrario, ti convinco settimana prossima ti convinco. Se vuoi io te l'anticipo, se hai tempo di leggerla, dipende da come sei messo. Io voglio leggere. Dipende come sei messo col montaggio del film. No, ancora non ho neanche cominciato, Come si fa a comincerò mandare ad queste foto? Oh, aprile Francis, un pochino. come si fa a mandare queste Io non le ho neanche ricevute, devo foto? dire. Io sì, ce l'ho su WhatsApp, però. Come fa? Allora, scusa, non puoi. Qui io mi dice che i miei ospiti possono condividere lo schermo. C'hai dei comandi dove dice disattiva, non ce l'hai presente? No, non ce l'abbiamo, non ce li abbiamo. No. Dai, allora giramele su WhatsApp, è un po' tardino, ma girami. Io vi saluto. No, aspetta un minuto, ci saluta anche Aldo, va a stare il cilicio, anche lui è pronto come te, non guarda in faccia nessuno, è pronto a riferire su questi delitti. Ma guarda che non sottovalutare l'Aldo. Ragazzi, venite pure, ma tanto, cioè, l'ultima parola, quei delitti li ho spiegati io, voi che cazzo volete spiegare? Sono proprio curioso di ascoltare. Sono Io ti arrivato a faccio cose. tutti i disegnini, tutti i Claudio, sì, tramiti con l'aiuto del di Paola che lo conosco, lo tengo d'occhio, ma Claudio Costa scuote la testa, vedi? Claudio Costa scuote la testa. E quindi forza, domani voglio proprio vedere l'ho settimana mandata. prossima ci sentiamo Rabatta di Costa e Baccaiano di Villa Grossi. Capitano, tutto bene? L'ho mandata la foto. Ah, ecco, perché Claudio ci stava salutando con severa abnegazione. Quindi si va su Rabatta, devo ristudiare Rabatta allora. Aspetta, ancora non riesco a vederla da Dario, ma la prendo da Capitan Toni. Ah, eccola, stranissima. Guarda i versi, chi è lui? Lo conosco. Allora, scarica. Adesso dobbiamo scaricare, è un processo molto lungo, ci richiederà ore, ma tanto Claudio ha tempo. Ha tempo da buttare via. No, alle 5:30 mi devo alzare, vi maledirò tutto il giorno. no, stai Domani io scherzando. vi maledirò. Tony gli piace far battute, è il padrone lì, si alza quando cazzo gli pare, manda a lavorare tutti i cosi, ha fatto un bel chiappo lui, non fa un cazzo e io non farei un cazzo. Io il chiappo l'ho fatto con la dantina. Bravissimo, infatti questo. Dicevo, ti è andata bene, ti dai da fare, quindi domani sveglia presto, vai a sbatterti, eh? Sì, perché lei è laureata in giurisprudenza, Ecco, quindi questa è una cosa figurati. importantissima, ho già espresso prima la mia totale ammirazione. Ma questa foto dov'è? Io l'ho appena scaricata. Io Ci te l'ho vuole del mandata. tempo, non è così facile, cioè, tutto torna, ma qui ci sono 100 persone che aspettano appese. In silenzio, niente, ancora l'ho già scaricato, ancora la mia scartella download non l'ha recepito e devo aspettare un Ma secondo. condividi Ecco, lo schermo, no? Te lo puoi fare. sì, non c'è bisogno di aver paura, sì, va bene. Allora, sapore di mare qui, bene. Aspetta, aggiungi al palco, niente, scusate, è il contrario. Stiamo entrando in un brutto loop. Sì. Parlate però, dovete parlare, intrattenere la gente. E io vi saluto, è mezzanotte e mezza, No, vi no, saluto. ma fai Però un'altra lei è oretta cenerentola, veloce. lo No, sai. no, no, un'altra oretta veloce, rapida. No, Un'altra? andiamo, ecco, andiamo adesso. Andiamo. Un'altra oretta, allora, Presenta. solo un'oretta. Tra 2 minuti diamo la buonanotte a Claudio che ci sta già salutando. Ciao Mandacci un Claudio. minuto e ti condividi schermo. Un minuto che ti salutiamo perché.
Questa ce l'hanno mandata i mostri di Firenze, finestra dell'applicazione. Eccola, eccola, questa foto qua, toh, posso condividerla. Ci siamo riusciti. La vedete? No. Ecco, quindi questo è l'uomo di Bardazzi, no? Però gli altri non li riconosco. E sono tutti sempre lo stesso uomo di Bardazzi, è sempre lo stesso uomo. Ah, bellissima, bellissima foto, ringrazio. È l'uomo di Bardazzi vero. Quelli, gli elaborati, bella, bella, veramente belli. Quindi voi state in campana, ricorda un po' Bevilacqua com'era. Comunque, buonanotte alla cara Gianna che vedo adesso. Bene, Sai cosa? bene, Sai cosa che mi ha fatto notare, ad esempio, bene. Serena? Ovviamente Baccagliano alla tua guida, certo Aldo, sì. Piuttosto vedremo la dinamica dello spostamento col mostro alla guida, che il tuo vate è mostro alla No, no, guida. Aldo non è. Segnini. No, 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 Aldo, vedrai che dopo la live cambierà idea. Ma E stai sai perché cambierà? scherzando? Ma davvero pensi di dirmi una cosa del genere? Cioè, a me mi dici cambierà idea. Cioè, aspettavo No, voi no, che no, mi no, spiegaste a la te no, vasca a te Baccagliano, no. cazzo. Ma ad Aldo Proprio, sì, guarda, perché. vi aspetto al varco, cazzo. Vi aspetto Va al bene, varco. ma io vado proprio, sono proprio sicuro, Vado proprio tranquillo. Benissimo, È tranquillo. Ricordati che c'è anche il impossibile portone. che abbia sparato da sinistra. È da Impossibile. destra, spara da Ecco, dice destra, Claudio vai. Costa che è impossibile che abbia sparato dal lato passeggero, dal lato La guidatore. lato guida, Ecco, sinistra il lato guida. Io dite sono impossibile la d'accordo guida. con Claudio. Allora, capito, Bravo. Antonio allora Va dice Claudio bene, va bene. impossibile lato guida, Tony dice impossibile lato guida. Io vi invito a riflettere su queste cose. No, Qualcuno vuole aggiungere no, qualcosa? così, 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 Tony e Francis, così almeno ci sganciamo un po' dalla pista satanica esoterica, che siamo già alla quinta live di fila e ogni... Ma E guarda che il satanismo a Firenze deve essere ancora approfondito completamente. Potresti poi ve andare. la vedete con Ti Aldo. mando del materiale e ci rimani. Ogni volta che vado sul gruppone... E faccio la pubblicità alla live. Arriva uno che si chiama Matteo Vinatieri e mette la faccia che ride. Ma cosa Vabbè, ridi? è un classico. Cosa ridi? No? Argomenta e lui argomenta, fa il pensierino è vicenda irrelata E poi lo conosco bene quel Ma ragazzo, è un mio amico ogni Matteo. volta, ma se non ti piace, ma non venire, e tutti fanno il commento, oh, ma che culo, ma tu non sei convinto che ci sia la Che pista culo, esoterica? dicono, che culo, Giulio Stai a Gatteri. casa tua! Giulio Gatteri lo definisce Devo fare un altro atto di protesta, secondo atto di protesta stasera. Ha Intanto i pagamenti non sono ancora arrivati e ne ragione richiederò quando ancora di più. legge per ore e ore. Secondo, tutte le volte che lui annuncia la live non mi cita e si ritorna, è sempre lo stesso discorso, È no? vero, devi citare Io Capitan Antonio di Vettore. è vero, perché dico da quello che Francis, guida la macchina, io da sono quello Francis, che guida la che come dire a macchina, casa di perché Francis, dico da Matteo. Francis e Ma non che gli cito te. chiedono? Ma vieni a Capitan Antonio. Hai ragione, non succederà mai più, Tony. Perché Figli di Dio, ma tu vieni a invece Capitan Antonio, vieni a questo Capitan format è quello che secondo me funziona. Ed è. Forse viene Capitan, forse non viene, non sei stanco. Forse viene, forse Va non viene. Quindi dai, dite, ecco, vedi, Old Grey Kid suggerisce, questa la farò io, va bene, la farò io, non invitiamo nessuno, Firenze satanista, la farò io, ne farò un film che si chiamerà In cerca del mostro, volume sesto, Ritualis Ritualis, Allora anzi, io mi Ritualis Ritualis. impegno a breve, ho già detto a Francis, ora sto raccogliendo le disponibilità, a molto breve, di fare questo puntatone su il satanismo, molto molto parlando del mostro, ma parlando anche non del mostro, parlando del satanismo. Francis si reputa, ha detto che è uno dei massimi esperti italiani dell'argomento. Allora, sono uno dei massimi esperti al mondo del satanismo in Al Italia mondo. e italiani Perfetto. di satanismo. Io mi farò da moderatore della Il serata. parafulmine potresti fare.
E io vi ascolto. Lui ci ascolterà, ci saranno anche altri ospiti, ancora non sono da ufficializzare, e io se ce la facciamo anche la prossima settimana, altrimenti a molto breve, anzi fatta vicino al giorno di Pasqua, secondo me è ancora più... Per Pasqua, il mercoledì di Pasqua ci siamo, non ci siamo? Noi ci siamo, ci siamo. Mercoledì, è il mercoledì di Claudio Costa, siamo con la pioggia, col vento, anche a Ferragosto è dedicato al culto di Claudio Costa il mercoledì. No, oggi ancora quattro e poi basta. Ho finito, no, ho finito gli argomenti. Devi tornare a lavorare. Sabato rientro. Questo è meglio, no? Peccato. Francis, io nel calendarietto alla fine... Lo vogliamo leggere perché è un calendarietto molto arrogante. No. Ti pongo un quesito. La tracotanza di Costa proprio, e a me piace, dice, e tutto un bel programma, quindi l'ha già annunciato un po' del Capitan Toni, un po' Claudio Costa, tutto bene. 27 marzo, ovvero mercoledì prossimo, dice dinamica di Rabatta di Costa e dinamica di Baccaiano di Villa Grossa. Ma lei c'è il calendario? No. Ma l'hai già detto, Claudio, non è che non leggo tutto. No, l'ho già detto. 3 aprile per me nessun problema, lui dice, se ci siete, ci siamo. In pistaggio dell'82, capito? E forse col contributo forse di Luca Olla, vediamo. E poi si va avanti 10 aprile, 17 aprile, 24 aprile. Questo è il programma, non vi anticipo le tematiche. E fino al 24 aprile Costa già i suoi mercoledì programmati. Questi sono già pronti. Poi ci sarebbe altro materiale su Zodiac, poi confronti con D'Angelo, confronto Costa D'Angelo, Costa Vecchione, Costa Trinchieri, Costa Lupato, Costa Pavani. Ok, questa serie di confronti dove Claudio Costa vince sempre e va avanti fino alla finale. No, da questi imparo, che vince. Stiamo provando. Costa. Poi qua non c'è una sfida. Non è una guerra. Prima del prossimo mercoledì di Costa, cosa abbiamo, Francis? Cosa bevi? Bevi Tavernello, Francis? Cosa fai? Che cos'è quella roba lì nel cartone? Sabato. Che appunto, loro il sabato, voi il fine settimana non ci siete, siete tabù. Sabato ci avrò un bel terzetto bello allineato, siamo un quartetto allineato, io, Bragaglia, Marchini e Bonechi. E parleremo di diversi argomenti e poi mercoledì prossimo torniamo con Costa, a meno che Capitan Toni non proponga per lunedì, giovedì o venerdì la puntata speciale sul satanismo. Io ti propongo, intanto ti dico preparati, perché sabato potrei fare un'incursione in questo fra questo poker d'assi. Benissimo, facci sapere per un intervento breve, ma dovrei riuscire ad intervenire. E ce la fai, bene, sì, ce la dovrei fare. Poi per il satanismo, ora contatto chi di dovere, se ci si incrocia con le date si fa anche quello. Organizza. Allora ora possiamo lasciare andare Claudio e ci congediamo con tutti. Buonanotte ragazzi, Claudio, grazie, a mercoledì prossimo e buonanotte. Ciao a tutti. Ciao, allora, grazie. Ciao, bello, grazie. Con Claudio ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, con Toni Bragaglia, con Bragaglia, Marchini e Bonechi, e vediamo se Capitan Toni sabato, Ricosta, e poi ti infila quando ti pare, satanistico. Ricosta, che non è ricotta, è Ricosta, no, non ricotta. Non è ricotta, è Ricosta. E guardiamo, e già lui ci ha coperto un mese così di mercoledì, e dobbiamo convincerlo a trovare un altro bel filone da approfondire, perché già si è cimentato con l'esoterismo e continua. Ma già nelle prossime settimane svisa sull'analisi dei delitti, che è la tematica più importante, e quindi se gli sappiamo sottoporre degli argomenti, lui va a diritto, vi dovrebbe trovare delle direzioni di indagine, di ricerca, proprio quelle da approfondire. Bene, bene. Benissimo, caro. Allora ti dico buonanotte, aspetta, diciamo buonanotte a loro e poi ci diciamo buonanotte noi. Buonanotte a tutti, sono 3 ore, anche oggi. Ecco, troppo, io domani lavoro... Troppo. Ciao a tutti amici del cuore, bellissima puntata, grazie a voi, grazie mille, ciao, state benissimo, a presto, buonanotte.